a questo quarto incontro della serie delle frontiere della biologia sull'epigenetica organizzate dall'Accademia dei Lincei con la Scuola Normale. E prima di iniziare volevo dare il benvenuto alla professoressa Giuseppina Barstacchi, che ci fa molto piacere di vedere con noi in ottima forma, e quindi davvero sono molto felice di questo. E il tema di oggi è la bioinformatica, e abbiamo a parlare di bioinformatica una ricercatrice, professoressa, come verrà introdotta da Federico Cremisi, Manuela Elmer Citeric, che è sulla cresta dell'onda per i suoi studi. E volevo solo dire che la bioinformatica è diventata in modo sempre più importante un approccio di cui non si può fare a meno e non si deve fare a meno nella ricerca biologica. E questo è, come capirete oggi, proprio per come la biologia si è evoluta negli ultimi anni. Quindi è proprio la conclusione perfetta per questo ciclo, e potrebbe essere la conclusione perfetta per molti altri cicli di altri argomenti biologici. Per non togliere altro tempo, do la parola a Federico, che introdurrà la nostra. Buonasera a tutti, sono molto felice di vedervi qui e di poter presentare quest'ultima lezione, che è un po' il coronamento di quello che abbiamo cominciato a dire alcune settimane fa. E quindi, perché quindi noi abbiamo parlato di epigenetica, e che è il tema che permea la biologia moderna, perché è quell'insieme di discipline che cercano di spiegare del perché cellule che hanno lo stesso genoma, lo stesso corredo di geni, diventano cellule diverse. E quindi abbiamo parlato della prima forma di controllo epigenetico, cioè il controllo della trascrizione del DNA. Poi ci siamo rivolti alla parte che è più importante forse in questo momento, con cui noi identifichiamo il termine epigenetica, cioè le modificazioni cromatiniche. Poi abbiamo parlato di RNA, io ho parlato di RNA non codificanti. Perché oggi, secondo me, è molto importante la lezione che cui assisteremo? Intanto perché la biologia computazionale, se c'è forse una ne parlavamo poc'anzi, una disciplina che non c'era, che è nata e che adesso c'è, è proprio la biologia computazionale. La biologia molecolare era parte della biochimica, così come altre discipline erano estensioni. La biologia computazionale è uno strumento potentissimo e meraviglioso, che ci permette di, addirittura in certi casi, di fare esperimenti in silico, di saggiare modelli sperimentali e di mettere poi insieme tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad oggi, per esempio. Quindi è un enorme piacere avere qui Manuela oggi. La professoressa Manuela Elmer Citeric penso molte cose, perché è non solo una bioinformatica, intanto è una fisica, perché si è laureata in fisica a Roma, ma già fin dall'inizio ha scelto una tesi di biofisica, e subito dopo la laurea ha cominciato a diventare una biologa. Prima fra gli anni 80 e 90 ha fatto un mucchio di cose, prima ha acquisito competenze di biologia molecolare lavorando nei laboratori di Pino Macino e Gianni Cesareni. Però poi a un certo punto penso che abbia incontrato l'interesse più grande insieme ad Anna Tramontano all'RBM, con cui ha cominciato a fare biologia computazionale. Dal punto di vista accademico ha sempre svolto ruoli accademici a Roma, è stata prima ricercatore, poi professore associato nel 2004 e poco dopo professore ordinario. È tutt'oggi professore ordinario a Tor Vergata, dove insegna biologia molecolare e bioinformatica, ed è presidente della Società Italiana di Bioinformatica. È stata presidente dal 2009 a quest'anno della Società di Bioinformatica, e quindi adesso, non essendo più presidente, è presidente onorario della Società di Bioinformatica. Quindi nessuno meglio di Manuela oggi può cercare di farci capire del perché la biologia computazionale e la bioinformatica siano così importanti
per capire l'epigenetica. Grazie. Allora, prima di tutto ringrazio Antonino, Federico per le parole introduttive e voi per essere qui presenti, per aver avuto il coraggio di venire a sentire parlare di questo argomento che forse dal titolo sembra leggermente esoterico. Non lo è, come vedrete, come vedremo insieme. Però penso che per la stragrande maggioranza di voi le cose che diremo non hanno fatto parte della preparazione di base di chi si trova a fare il vostro mestiere. E quindi ho preparato questa presentazione con molti dubbi, ma con un'idea precisa in testa, che può essere sbagliata. Quindi io vi guardo e se c'è qualche cosa che vorreste cambiare, qualche domanda che vorreste fare, qualche approfondimento, oppure se trovate la cosa troppo dettagliata o troppo superficiale, una domanda, un commento, una chiacchiera mi permetteranno degli aggiustamenti che spero vi potranno aiutare. Il titolo della presentazione è questo. Io ho pensato, per i motivi che ho appena detto, che poteva essere una buona cosa prevedere poche slide che spieghino che cos'è la bioinformatica per chi non l'ha mai studiata in maniera organizzata, per chi non l'ha mai utilizzata fino adesso, e poi invece cominciare a parlare in maniera più decisa dell'argomento di questo ciclo di seminari a cui avete partecipato, cioè ho sentito su YouTube i seminari precedenti o molta parte di questi seminari, insomma si è parlato di regolazione in epigenetica, si è parlato della struttura della cromatina, delle sue modificazioni, dell'RNA non coding. Io quello che faccio nel laboratorio, nel gruppo di ricerca di Roma, è occuparmi di studiare l'RNA non coding, di cui avete già avuto un'introduzione in un seminario precedente. E quindi arriverò a parlare di questo, di come si possono studiare gli RNA non coding utilizzando non le mani, non le pipette, non le provette, ma questo cosino qua, il computer, che dà dei vantaggi, lavora tante volte anche quando noi dormiamo o leggiamo un bel libro, costa abbastanza poco perché ne dovete comprare uno ogni tot anni, costa il tempo delle persone che ci lavorano. Quindi diciamo offre dei vantaggi, specialmente in un periodo in cui il mondo della ricerca è così pesantemente, secondo me, deprivato di finanziamenti che altrove girano un po' di più, diciamo, si punta su queste cose, ma non voglio farne una questione. Però diciamo che la bioinformatica offre dei vantaggi perché è una scienza che costa poco. E secondo me, per un italiano, appunto, che gli italiani sono sempre stati un popolo di santi navigatori e con poco sì, hanno delle idee. Se uno ha un'idea e un computer, la bioinformatica è una cosa che può tornare davvero utile, è una risorsa. Quindi, diciamo, come vi dicevo, le primissime diapositive saranno soltanto su che cos'è la bioinformatica e mi sembra che sono 7-8 diapositive veramente poche. Chi lo sa già può appisolare, non mi offendo. Poi invece, dicevo, proprio il seminario vero comincerà, ma ci sarà un titolo, quindi quelli si potranno svegliare, e parlerò di metodi bioinformatici per lo studio degli RNA non coding, quindi diciamo con una strizzata d'occhio all'epigenetica e ai ruoli che l'RNA non coding ha appunto in questa interessantissima e relativamente nuova modalità di regolazione del genoma. Poi c'è un'altra parte di diapositive che ho preparato, ma che tirerò fuori soltanto in caso di necessità o di domande specifiche, che tratta gli argomenti tipici della bioinformatica di base. La bioinformatica appunto non si insegna nelle scuole secondarie, però si insegna già nelle triennali. Quindi diciamo, se uno dice, ma vabbè, la bioinformatica poi, tu ci hai detto una cosa abbastanza specifica, quella che fai tu, e cose circonvicine, ma poi nell'università cosa si insegna davvero? La bioinformatica naturalmente è più ampia e quindi ho anche risposte su questo, ma magari forse su domande, vedremo. Conto molto sul vostro aiuto su questo, però il materiale c'è. Ultimissima cosa, appunto magari dopo il caffè, se qualcuno fosse interessato, quali sono i percorsi formativi in questo momento disponibili se uno poi di mestiere volesse fare quello o se uno che di mestiere non fa quello volesse un attimo pensare a come cominciare a farlo. E quindi questo è lo schema generale delle cose di cui possiamo parlare oggi. Comincio col dire quali sono, secondo me, i rapporti tra biologia e bioinformatica, dove però premetto che la bioinformatica fa parte della biologia. Su cosa sia un biologo, penso che invece abbiamo tutte le idee abbastanza chiare. Un biologo,
nella stragrande maggioranza dei casi, realizza esperimenti. Questi esperimenti esplorano il mondo della vita a diversi livelli gerarchici, insomma, a seconda di qual è il livello che si vuole studiare. Si possono studiare le popolazioni, gli organismi, cellule, molecole, e gli esperimenti appunto possono esplorare questi mondi. E ogni esperimento tipicamente produce dei dati che possono essere sequenze, strutture, genomi, interazioni, e chi fa ricerca di solito alla fine produce letteratura, letteratura scientifica, cioè qualcosa dove c'è scritto: ho fatto questo esperimento, ho visto questo risultato e questa è l'interpretazione che ne do. Quindi il biologo, dopo aver fatto gli esperimenti, analizza i dati che lui stesso ha prodotto e produce le teorie. Allora, il mio esperimento vuol dire questo: ho capito che se io tolgo questo pezzo al promotore, il promotore non funziona più, e quindi ho capito come è regolata l'espressione di questo gene, per esempio. Il bioinformatico che fa? Adesso lo presenterò, poi presenterò alla fine anche me stessa, come una specie di parassita. Però, come sapete, come i biologi sanno, i parassiti non è che sono poi così male, servono. Cioè, i nostri batteriazzi, quelli che abbiamo nell'intestino, cioè senza, stiamo male, sono un po' parassiti, ma se non ci facessero le vitamine, ce le dobbiamo mangiare. Quindi, il bioinformatico è lì che guata il biologo. E lui, di mestiere, tra le varie cose che fa, gestisce i dati prodotti dalla biologia. Che vuol dire gestisce? Per esempio, costruisce banche dati in modo che il dato prodotto un certo giorno poi possa essere ritrovato facilmente, cercato, confrontato, analizzato anche dopo. E poi, come vedremo fra poco, ci sono dati e dati. Ma tipicamente la biologia sta andando a velocità supersonica verso una biologia sempre più fatta di tanti dati, tanti, che quindi, quando io ho cominciato a farla, avevamo un quadernino, una pennina e scrivevamo le cose. E forse molti di quelli che sono in quest'aula hanno cominciato così. E adesso non è più possibile, perché quando uno fa l'esperimento, l'aggeggio che usa per fare l'esperimento ti tira fuori tanti dati che non puoi più scrivere da nessuna parte. Sono un file. E quindi hai bisogno di un computer per metterli, hai bisogno di un bioinformatico o di qualcuno che progetti un modo di conservare e poi analizzare questi dati, e il bioinformatico fa questo. Oltre a fare questo, la gestione dei dati, poi questi dati non basta tenerli lì e poterli tirare fuori quando servono, certe volte è anche importante, per poterli valutare, per potergli dare più significato, poterli confrontare e mettere magari in relazione con altri dati ancora. Quindi questi programmi, voi siete abituati che quando avete un computer c'è Word, c'è Excel, c'è il programma di posta elettronica, ce l'abbiamo sul telefonino, tutti quanti, e queste cose le troviamo lì. Però quando la biologia produce questi dati, e spesso sono dati nuovi perché è uscita una nuova modalità di fare gli esperimenti, e allora veniamo improvvisamente ricoperti di nuovi dati che non c'erano prima, non c'erano di quella qualità, non c'erano di quel tipo, e allora non è che c'è Word per analizzare quei dati, serve qualcuno che si mette lì e dice: oddio, devo scrivere un programma come Word per trattare questi dati. E questo lo fa il bioinformatico. Scrive programmi, i programmi analizzano i dati analizzati sono altri dati, e il bioinformatico studia il frutto dei suoi programmi, dell'analisi dei dati, e produce nuove teorie, come anche il biologo analizza i dati e produce teorie, ma un certo tipo di dati, questi grandi, questi grossi, non solo quelli, ma insomma per la maggior parte, questi dati che adesso si chiamano high throughput, ad alto flusso, questi dati veramente più che altro li guarda il bioinformatico, e quindi aiuta il biologo, ed entrambi si trovano nella situazione di poter produrre nuove teorie. Quindi bioinformatico e biologo devono collaborare, devono parlarsi. La mia idea di bioinformatico è: deve essere una persona che sa tanta biologia, perché altrimenti, se un bioinformatico non sa tanta biologia, è quello che purtroppo succede, spesso succede, che non ci si capisce. Il biologo usa strumenti bioinformatici, perché ce ne sono tanti che sono disponibili ormai da anni e sono uno standard. Per esempio, ci sono i browser genomici, cioè sono, come voi siete abituati a sapere che c'è un microscopio con cui potete ingrandire qualcosa che sta su un vetrino per vederlo meglio, il browser genomico è una specie di microscopio elettronico per ingrandire le informazioni che sono disponibili sui genomi. Magari diremo qualcosa su questo più avanti.
Poi ci sono le banche dati, ce ne sono tanti tipi, Uniprot è famosissima, la banca dati europea, dove ci sono tutti i dati sulle proteine degli organismi. Ci sono metodi di confronto tra sequenze, questo è l'output di un metodo molto, molto noto e famoso che si chiama BLAST. Si possono fare analisi di strutture proteiche e delle loro interazioni con i farmaci. Si possono analizzare le strutture proteiche, ne riconoscete una qui disegnata. Si possono fare analisi di ontologie biologiche per poter interpretare, adesso non entrerò in questo dettaglio, ma molti risultati sperimentali del biologo per avere una corretta interpretazione devono appoggiarsi ad una parte che tratta le ontologie e quindi usa sistemi computazionali. Reti neurali. Sapete che le reti neurali possono essere esposte ad esempi per categorie e possono arrivare a riconoscere. Per esempio un cervello umano che vede un frassino, un olmo e un abete, dopo un po', e poi vede anche dei cespugli, dopo un po' capisce la differenza tra albero e cespuglio anche se gli alberi sono diversi. E le reti neurali in biologia fanno un po' questo, perché in biologia c'è tanta diversità anche nelle cose che hanno comportamenti simili e questo rende difficile il riconoscerli. E le reti neurali sono sistemi un po' ideali per fare questo lavoro. Ci sono banche dati di motivi associati a funzione che possono essere utilizzati, per esempio, per associare delle funzioni a delle proteine che non si sa che cosa fanno. Perché quando andiamo a sequenziare, come stiamo facendo a manetta in tutto il mondo, genomi di batteri, ma anche organismi superiori e anche di mammiferi, spesso ci si trova di fronte a sequenze di cui non è chiarissima la funzione e ci sono delle modalità per associare funzioni a sequenze e una delle modalità classiche è l'identificazione di motivi funzionali sulle sequenze. E poi c'è questa banca dati PubMed che è importantissima perché raccoglie tutta la letteratura biomedica, consente la ricerca, almeno gli abstract sono tutti disponibili e poi c'è una grossa parte di dati che sono disponibili liberamente secondo la politica dell'open access. Con i dati, il biologo usa la bioinformatica molto spesso anche per fare analisi filogenetiche, cioè per stabilire relazioni tra sequenze, tra specie, tra organismi, per capire appunto che cosa è successo nell'arco degli anni dell'evoluzione tra le varie specie. Un'altra cosa principe, un argomento principe della bioinformatica è questo: se io ti do una sequenza proteica e voglio conoscere informazioni sulla sua struttura, che devo fare? La prima cosa che devo fare è vedere se, per esempio, una struttura esiste già ed è disponibile, se qualcuno l'ha risolta. Oppure telefonare o scrivere una mail a un amico che lavora, fa il cristallografo oppure fa lo spettroscopista, qualcosa del genere, e convincerlo a darmi la struttura della mia proteina, di quella che mi interessa. E poi possono volerci settimane, mesi, anni e mi può dire di no. Quindi la bioinformatica si è occupata un po' di cercare di trovare risposte alla domanda: se io ho questa sequenza, qual è la struttura associata a questa proteina? E naturalmente la natura sa la risposta, perché se noi prendiamo una proteina, la facciamo bollire in una cosa simile, cioè in un solvente tranquillo, diciamo con un pH giusto, i sali giusti e quello che ci deve essere, poi piano piano facciamo abbassare la temperatura, la stragrande maggioranza delle proteine ritrova la sua forma. Quindi la natura lo sa. E noi ancora qualche regola l'abbiamo capita, non tutte, però diciamo appunto la bioinformatica si occupa anche di questo. Il bioinformatico, come abbiamo detto, progetta, costruisce, anche usa le banche dati, sviluppa metodi, come ho detto prima, scrive programmi per analizzare e capire questi dati, sequenze, strutture, relazioni. Può anche simulare processi biologici dall'interazione tra coppie di molecole a pathways metabolici. Si possono fare delle simulazioni, appunto, approfittando del fatto che le reti di interazione, le reti di regolazione possono essere simulate in un computer, si possono simulare concentrazioni, si possono simulare relazioni e si possono fare delle prove e se uno ha un modello in testa può metterlo alla prova con diversi dati sperimentali e quando il modello funziona ha delle probabilità di avere capito se non funziona. Naturalmente, come dicevo prima, la biologia è una disciplina che corre tantissimo e continuamente
regolarmente vengono fuori nuove tecnologie. Del mondo della genomica, che è la cosa forse che in questo momento tira di più dal punto di vista delle possibilità di lavoro per i giovani o delle possibilità per il biologo di capire tanto di più e di nuovo la genomica, si fanno passi in avanti in continuazione. Lo scopo è identificare metodologie che a costi sempre più bassi tirano fuori dei dati sempre migliori. Questi dati che vengono fuori devono poter essere utilizzati per ricostruire, possibilmente senza errori, la sequenza di un genoma. Ogni metodologia deve essere trattata a modo suo per poter avere dei parametri di affidabilità dei dati che vengono fuori. Quindi il bioinformatico deve saperla, la biologia, e seguirla nella sua evoluzione, ultimamente quasi parossistica. Esce un sistema, dopo un po' ne esce un altro, cioè i biologi sono abituati a questo. E quindi lo sviluppo, cioè questo sviluppo di metodi che servono per interpretare i dati, per analizzarli, per correlarli, per capirli, deve correre. E quindi il metodo che avevo sviluppato l'anno scorso posso non usarlo più, oppure lo metto lì, se per caso qualcuno ne avesse bisogno, che si ricorda che gli serve, se no ne servirà uno nuovo. E quindi il bioinformatico deve correre dietro la biologia, leggere, capire e muoversi a sviluppare. Come dicevo, la genomica è un po' in questo momento il cavallo trainante della bioinformatica, è una disciplina che sta producendo genomica, poi in un'accezione un po' generale, ma il tempo è un po' tiranno in queste cose, ci vorrebbero i corsi per parlare di questo argomento. Però da questa diapositiva vedete come ci sia una crescita che qui si prolunga anche fino al 2025, ma si prevede che continui se Trump e come si chiama quello della Corea del Nord ci lasciano in pace a lavorare un pochino invece di mandare bombe. Allora appunto i genomi, la quantità dei genomi sta aumentando molto molto rapidamente, soprattutto quelli dei batteri. Perché quelli dei batteri aumentano di più? Perché sono più facili, perché sono più corti e quindi poi anche nella loro interpretazione tutto è più facile, perché il batterio, come sapete, ha dei geni che si leggono più facilmente, non ha grandi sequenze intergeniche, non ha introni, e quindi quando io mi metto lì sequenzio un batterio sto tranquillo che tiro fuori qualche cosa. Nell'eucariote, quando ho il genoma, sono all'inizio di una grossa quantità di lavoro. E quindi non solo il dato sugli eucarioti è più complesso, perché i genomi sono molto più grandi dal punto di vista proprio della dimensione e del numero dei nucleotidi, ma anche poi l'interpretazione richiede un lavoro molto più intenso e complesso. Per fortuna tutte queste analisi, tutti questi lavori si fanno, come dicevo, col computer, e mentre il numero di genomi che abbiamo a disposizione aumenta, c'è questa famosa legge di Moore, di cui si sente parlare da tantissimo tempo, che dice che ogni tot, adesso non mi ricordo, ogni 2-3 anni, il costo dell'hardware si dimezza. Il costo dell'hardware si dimezza, e qui ci aggiungiamo, oltre al costo dell'hardware che scende, grazie a queste tecniche nuove che vengono fuori veramente in continuazione, poi alcune muoiono lì perché non sono buone abbastanza, altre invece con modifiche diventano migliori e soppiantano le precedenti, il costo del sequenziamento scende. Adesso appunto non so l'ultimo numero disponibile, però se voi volete la sequenza del vostro genoma con $1,000 ce la potete avere. Se volete la sequenza del vostro esoma, cioè soltanto della parte che codifica proteine, che Federico Cremi si direbbe vabbè, però più interessante l'altra, credo che si possa avere con molto meno, molto, cioè 600-800 euro per un esoma si può fare. C'è il rettore della mia università che gira con un cosino qui attaccato dove c'è il suo genoma, io un po' lo invidio, diciamo, quanto è tecnologico questo. E va bene. Quindi stiamo crescendo velocemente, nell'asse delle ascisse vedete il tempo. E questa è questa parte introduttiva, sono veramente 7 diapositive, per dirvi così un'introduzione su che cos'è la bioinformatica. Vi è chiaro? Vi è sembrato che va bene? Ok, adesso io invece vado avanti e comincio a parlare sempre in maniera molto tranquilla, direi, forse troppo, di analisi di RNA. Però mentre avete sentito parlare fino adesso i 3 che mi hanno preceduto, veramente sono stati belli questi interventi, li ho sentiti di lavoro sperimentale, di laboratorio, adesso sentirete parlare di lavoro che si può fare in questo laboratorio qui, che uno poi lo piega e se lo mette
in tasca, no, ma diciamo in uno zainetto. E quindi parleremo di analisi di RNA con metodi bioinformatici. Prima vi dirò perché proprio l'RNA. Io personalmente ho sempre amato molto questa molecola. È una molecola molto interessante per tanti aspetti di cui vi parlerò nelle prossime diapositive. E poi vi parlerò degli strumenti che abbiamo disponibili per l'analisi di strutture di RNA. L'RNA, sapete, è caratterizzato da una sua sequenza, che poi viene copiata dalla sequenza del DNA, ma anche, essendo che il DNA è una molecola a singolo filamento, mentre il DNA è tutto bello tranquillo, fa un doppio filamento, sta tranquillo come i libri di questa biblioteca, l'RNA, tutte quelle sue basi, non può tenerle esposte al solvente, perché dal punto di vista energetico non funziona. Sono basi, come sapete, idrofobiche. Quindi devono trovare pace. E dentro un solvente acquoso devono riuscire a trovare dei minimi energetici per stare tranquilli. E quindi vi parlerò di questi strumenti e vi dirò quali sono gli strumenti che secondo me e secondo tanti possono essere utili per capire un po' bene questo mondo di RNA, non codificante, che è stato scoperto relativamente da poco. In realtà già si sapeva che c'era un sacco di trascrizione un po' qua e là, un po' dappertutto nei genomi, anche nei genomi, appunto, soprattutto nei genomi eucariotici, e c'era tanta discussione, ma questa è materia oscura, ma serve, non serve? A un certo punto si è capito che almeno in alcuni casi serve tanto, è stata associata a delle funzioni precise, e quindi noi abbiamo tutte queste sequenze che improvvisamente sembra che possano essere migliaia e migliaia di geni identificati con una buona certezza, credo che siano altrettanto rispetto ai geni codificanti proteine, ma stanno crescendo. Quindi c'è una grossa difficoltà nell'analizzare queste sequenze, perché queste sequenze hanno questa caratteristica: siccome non codificano per proteine, molte volte non conservano la sequenza, ma conservano qualcos'altro, per esempio un po' la sequenza e un po' molto la struttura. E allora come facciamo a riconoscere le sequenze che in qualche modo si corrispondono? Una cosa che la bioinformatica fa tantissimo, lo fa da anni nel mondo delle proteine, in cui la bioinformatica è forte da tempo: se noi abbiamo una proteina nuova, quello che facciamo è la lanciamo contro una banca dati di proteine e andiamo a vedere se troviamo qualcosa di simile. Se andiamo a vedere qualcosa di simile, che per esempio ho una sequenza, non so che cos'è, la lancio contro Uniprot, la banca dati di cui vi ho parlato prima, e scopro che le prime tre sequenze che vengono pescate come più simili sono delle chinasi. Ma guarda un po', vuol dire che questa sequenza è una chinasi. Cioè, quindi molte delle analisi si fanno per similarità. Se io trovo qualcosa di simile, posso associare la funzione. Tanto più è alta la similarità, tanto più è affidabile questa attribuzione di funzione sulla base di questo calcolo della similarità. Con l'RNA questa storia non è che tanto funziona bene. Intanto le proteine, è facile confrontarle, sono fatte di 20 aminoacidi diversi. E quindi avere un'identità di sequenza alta è difficile se le sequenze non hanno una relazione di qualche tipo, non sono omologhe, non si sono evolute dalla stessa sequenza ancestrale. Nel caso dell'RNA tutto questo è un pochino meno chiaro, è un pochino più complicato. Intanto i nucleotidi sono solo 4, quindi una certa identità di sequenza uno se l'aspetta pure per caso. E poi l'evoluzione dell'RNA dipende dalla sua funzione. Non deve mantenere la capacità di codificare per una certa sequenza proteica se è non codificante. E allora cosa conserva? E allora dove sta la funzione di questo RNA? È un po' un mistero, diciamo, è una cosa per giallisti, lo studio dell'RNA, secondo me. E quindi queste metodologie per... Che cosa serve? Quali sono le pinze che servono al biologo per dire che adesso studio questo RNA? Per esempio, mi serve un metodo per identificare RNA omologhi anche quando non si somigliano. Quando si somigliano sono capaci tutti. Quando si somigliano vuol dire che devono avere la stessa sequenza. E io quello sono capace di riconoscerlo usando anche gli opportuni strumenti statistici. Oppure voglio essere capace di identificare dei motivi funzionali. Ci sono delle particolari, dei gruppi di nucleotidi che devono essere conservati in quel modo, per quel motivo, perché devono interagire con quella struttura, devono interagire con la membrana, devono interagire con quelle proteine, devono legarsi al DNA, qualcosa. E quindi devono essere conservate. Devo essere capace di riconoscerli. E quindi poi vi parlerò, questi ultimi due punti di questo piccolo riassunto, di un alfabeto che possiamo usare per integrare informazioni di sequenza e di struttura e qualcosa d'altro, che dipenderà un pochino dalle vostre facce.
I primi tre che vedo con gli occhi a crocetta, accelero. Quindi aumentateli se vedete che non me ne accorgo, io vi guardo. Quindi dicevo, perché l'RNA? Allora vedete, c'è il DNA sulla sinistra della diapositiva, DNA a doppia elica, lo sappiamo tutti, e come dicevo prima, nel DNA a doppia elica le basi trovano la loro pace. Quindi il DNA è una molecola stabile, che non ha problemi a stare nel solvente. La sua funzione biologica principe è quella di conservare l'informazione genetica. Quindi come uno è una molecola stabile e tranquilla, se deve conservare l'informazione genetica è il mestiere suo, va bene così. Sulla destra vediamo delle proteine. Le proteine sono costruite con l'informazione che sta sui geni, quelli codificanti evidentemente, e poi sono molto molto variabili. Mentre i geni sono tutti costituiti in qualche modo da queste sequenze dei quattro nucleotidi che conoscete benissimo, le proteine invece attraverso l'alfabeto genetico, attraverso il codice genetico, diventano molto diverse l'una dall'altra, ci sono 20 aminoacidi possibili, possono assumere diverse strutture, diverse conformazioni e avere un numero molto grande di possibili funzioni, funzioni micro e funzioni macro. Una funzione può essere io so legare l'ATP, e un'altra funzione può essere io regolo l'espressione di questo gene, quindi funzioni alte, come dicevo, e funzioni basse. E l'RNA, là in mezzo, ed io tra di voi, non parlo. Però, allora, l'RNA sicuramente sapete, ricordate dai tempi di quando eravate piccoli tutti quanti, che l'RNA sta lì a fare da tramite. L'RNA viene trascritto dal DNA e poi dopo, quindi viene copiato, viene un pochino magari elaborato in alcuni organismi, viene un pochino lavorato e poi dopo passa sui ribosomi e diventa struttura proteica. Quindi l'RNA è la molecola che fa da tramite. Però, attenzione, l'RNA è nel cuore di tutti quelli, nel cuore e nella mente, di tutti quelli che si sono soffermati più volte a pensare sull'origine della vita, quale può essere stata, nel brodo prebiotico, in un'atmosfera riducente diversa da quella che vediamo adesso, con temperature e condizioni sulla superficie della Terra molto diverse da quelle che abbiamo adesso. L'RNA è una molecola particolare. Intanto c'è la possibilità per l'RNA di conservare l'informazione genica, ci sono dei virus a RNA, quindi l'RNA può fare anche, può svolgere anche il ruolo di conservatore dell'informazione che abbiamo detto è tipico del DNA. E poi sappiamo che esistono i ribozimi, quindi l'RNA con questa cosa che lui è singolo filamento e può assumere delle conformazioni un po' simile come storia a quella che abbiamo detto per la conformazione delle proteine, l'RNA può anche avere una funzione enzimatica, per esempio, può tagliare, può riconoscere, può legare. E quindi l'RNA è un po' un tuttofare, può essere simile al DNA per certi versi, può essere simile alle proteine per altri versi. E quindi, diciamo, uno può pensare che la vita sia nata così, in un mondo a RNA, dove poi queste funzioni in cui l'RNA ci riesce, ma non è proprio bravissimo, perché l'RNA è una molecola instabile, tende a degradarsi da solo, basta guardarlo, come sa chiunque ci ha lavorato, e quindi è meglio trovare un altro tipo di molecola che rimane più saldamente a tenere l'informazione. E anche le proteine sono più variabili, e quindi diciamo che poi in queste funzioni ci sono altre molecole che si sono specializzate. E poi abbiamo visto che ci sono questi RNA non codificanti, di cui avete sentito parlare in uno dei seminari precedenti, in cui qual è l'importanza, qual è il ruolo, dov'è che dobbiamo cercare la funzione di questi RNA? Ne sappiamo talmente poco che è facile parlarne adesso. Potrei dire anche tutte cose sbagliate. Comunque, quello che si pensa, soprattutto lo si pensa studiando la conservazione delle sequenze degli RNA, confrontando organismi vicini e via via sempre più lontani, e cercando di capire che cosa succede in molecole che probabilmente hanno la stessa funzione, viene da pensare che la struttura sia qualcosa di importante per la funzione. Una molecola di RNA che non viene tradotta, che può fare in giro? A cosa può servire? Allora, ha una sequenza che magari gli fa riconoscere una sequenza di DNA da qualche parte, prima opzione. Oppure, seconda opzione, assume una sua struttura tridimensionale che serve per legare, unire, portare, regolare. E quindi come riconosciamo questa? Non abbiamo metodi, ne abbiamo pochi.
E appunto il lavoro che stiamo cercando di fare e di cui vi parlerò oggi più avanti è proprio questo, cercare di sviluppare metodi per rispondere a queste domande. La sequenza primaria, la sequenza nucleotidica, cioè l'ordine con cui i nucleotidi sono uno presso l'altro, tende nell'evoluzione tra specie, che si può ricostruire guardando la situazione tutta adesso e immaginando cosa può essere successo, tende a cambiare col tempo e in genere la sequenza tende a divergere più velocemente della struttura. Questo è vero anche per le proteine. Quando voi confrontate sequenze proteiche, anche quando non si somigliano più ma hanno un antenato comune, la struttura è conservata e la sequenza no. Ma la sequenza può cambiare un po' alla volta, basta che si mantenga la struttura che è quella che codifica la funzione, questo per le proteine. Per l'RNA, che ha soltanto questi quattro poveri, miseri nucleotidi, e ragionare in termini di similarità diventa tutto più difficile. Dal punto di vista statistico dire che una sequenza è simile a un'altra sequenza è più difficile e non ci sono grossi, non mi viene in questo momento la parola, grossi constraint, mi viene soltanto la parola in inglese, scusate, come si dice? Vincoli è la parola. Non ci sono grossi vincoli, grazie, che tengano, che lavorino sulla sequenza. Quindi questa cosa che il bioinformatico fa sempre, io faccio confronti per poter trasferire l'informazione. E con l'RNA non codificante è più difficile, è molto difficile. Noi abbiamo, lì qui c'è questo disegno c'è l'albero, quello batteri, archea, eucarioti, e vediamo che ci sono delle specie che possono essere vicine, delle specie che possono essere lontane. Se noi confrontiamo due sequenze di RNA e ci chiediamo, queste due sequenze sono corrispondenti, una è del topo, l'altra è del ratto, oppure una è dell'uomo, l'altra è del batterio Escherichia coli, hanno qualcosa in comune oppure no? Allora il bioinformatico quello che fa, piglia le sequenze e le confronta. Queste due sequenze, c'è un trattino verticale ogni volta che sono uguali. Naturalmente si devono cercare diversi allineamenti e poi si prende l'allineamento che massimizza l'identità. Noi abbiamo queste due sequenze che si vede a occhio, si somigliano molto. Quindi noi possiamo pensare che queste due sequenze sono evolutivamente correlate. Queste altre due sequenze sono evolutivamente correlate oppure no? Qui non sappiamo la risposta. Se noi stiamo confrontando organismi molto vicini, questo non è molto soddisfacente. Se noi stiamo confrontando le sequenze corrispondenti di organismi un po' lontani sull'albero, ci si può ragionare, ma in ogni caso siamo al limite. Noi possiamo contare il numero di nucleotidi identici e dire questi di sopra sono identici al 92%, questi di sotto sono identici al 37%, quelli di sopra molto probabilmente sono omologhe, quelli di sotto, non lo so. Abbiamo questa difficoltà. E adesso vi mostro queste due sequenze qua, che le ho scritte stamattina in treno, quindi posso aver sbagliato. Allora, queste due sequenze qua non ci sono trattini verticali perché non c'è un nucleotide che si corrisponda. Allora, queste due sequenze qui, che fanno? Niente. Queste non hanno niente in comune. Hanno lo 0% di identità in questo allineamento. Però, se voi guardate, all'inizio ci sono tante A, e alla fine tante U. Poi, dopo tutte quelle A, sto guardando solo la prima sequenza, ci sono delle G. Prima di tutte quelle U ci sono delle C. Questo vi fa venire in mente qualcosa, perché sicuramente ricordate la regolina di corrispondenza delle basi complementari nel DNA, che vale anche per la doppia elica di RNA, che si fa benissimo secondo delle regole analoghe. Insomma, la prima sequenza può fare questo tipo di strutturina. Fa uno stemma, e adesso qui non ho scritto 5' o 3', però diciamo comincia a 5' e finisce a 3', e abbiamo quelle A sotto che avete visto sulla sequenza, che fanno un bello stemma, come ho visto che qualcuno già ha detto, si chiamano stemma quando c'è l'accoppiamento, e il loop o ansa quando i nucleotidi invece sono esposti. E la seconda sequenza? Ops, quelle due sequenze non hanno veramente, dal punto di vista dell'identità di sequenza dei nucleotidi, niente in comune, ma se andiamo a guardare la struttura, guardala là, fa venire delle idee. E non solo, una cosa che, naturalmente questa l'ho fatta io, non è un esempio vero, però può succedere che due sequenze non abbiano nessun nucleotide identico in quell'allineamento, ma magari oltre ad avere proprio la stessa possibile struttura, che è una struttura secondaria, hanno anche gli stessi nucleotidi esposti nell'ansa. Quindi abbiamo queste due sequenze, non hanno sequenza simile, ma hanno una struttura che proprio parla.
e dice: noi abbiamo avuto una storia diversa, ma alla fine facciamo la stessa cosa. D'accordo? Quindi tutto qua, quello che l'argomento che ci ha interessato, che ci ha acchiappato e che portiamo avanti in laboratorio da ormai 4 anni, è questo. Siamo capaci di riconoscere queste cose? La struttura è molto importante per la funzione, soprattutto, come ho cercato di convincervi fin dall'inizio, per questi RNA non codificanti, che hanno solo quello per parlare. Non è vero che hanno solo quello, hanno la struttura e hanno la sequenza. Però, come spero di avervi convinto, sono un pochino più difficili delle cose con cui la bioinformatica aveva lavorato prima. Quindi la struttura è importante per la funzione. E la struttura, cosa ne sappiamo delle strutture di queste molecole? Quali dati abbiamo per ragionarci? C'è qualcuno che ci ha fatto qualche cosa? Esiste una banca dati, è una banca dati molto bella, molto solida, che esiste da moltissimi anni, che si chiama PDB. Ogni volta che un cristallografo, uno spettroscopista risolve una struttura e quindi lavora sperimentalmente, tira fuori coordinate cartesiane di atomi, di molecole di interesse biologico, la può depositare dentro questa banca dati. E quindi, questo non è una diapositiva aggiornatissima, sicuramente adesso è meglio, però diciamo ci sono, come vedete, proteine, forse non vedete perché è molto piccolo, ma proteine ce n'è praticamente 100.000 struttura nota, poi magari molte si somigliano, quindi sono un po' di meno quelle diverse risolte. Però gli acidi nucleici e i complessi tra gli acidi nucleici e le proteine sono veramente molti, molti di meno, perché sono un pochino più difficili, specialmente l'RNA, come dicevo prima, è un po' più fragile, è facile che si digerisca pure da solo e quindi diciamo tirarne fuori dati strutturali è più complicato, un po' perché non si pensava che fosse tanto interessante. Cioè, la cellula è piena di RNA, è strapiena di RNA, e la stragrande maggioranza di questo RNA è ribosomi, e una volta che è fatta struttura di ribosomi e di tRNA, una volta che è fatta struttura di tanti tRNA, fine. Poi è venuta fuori tutta questa ricca messa, ricchissima, enorme messa di RNA non coding, e quindi adesso bisogna capire di più. Non basta avere questa meravigliosa struttura del ribosoma per tanti organismi, non basta avere la struttura di tanti tRNA, bisogna capire un po' di più. E quindi è partita un po' più intensa la corsa a capire qualcosa sulle strutture di queste molecole di RNA. In questo momento, però, nella banca dati, la cosa più rappresentata in termini di dati strutturali di RNA sono i tRNA. E quindi, qui vedete in questa diapositiva, c'è la struttura primaria, cioè la sequenza di nucleotidi di un tRNA, e poi vedete in basso a destra c'è la struttura tridimensionale di questo tRNA. Questo pure si conosce da tanto tempo. Esiste un intermedio, che vedete in basso a destra, che chiamiamo struttura trifoglio, e che mette in evidenza invece gli elementi di struttura secondaria. Cioè ci sono questi stem e i loop che abbiamo visto prima, riconosciuti con quelle due sequenze di esempio, che poi col colore vedete dove vanno a finire nella struttura tridimensionale. E quindi chiunque si è un po' occupato di strutture di RNA sa che quella parte gialla tiene l'aminoacido e la parte grigia dalla parte opposta invece l'ansa dell'anticodone è quello che serve poi per leggere la sequenza del trascritto in RNA e costruire la catena proteica. Quindi diciamo, noi abbiamo tantissime sequenze, perché i progetti genoma generano sequenze con velocità supersonica e abbiamo veramente un sacco di dati. Abbiamo pochissime strutture, ma proprio poche rispetto a quelle che vorremmo avere, specialmente per gli RNA codificanti. E allora come facciamo a parlare di strutture? Dobbiamo lasciar perdere? No. Io poi non lascio perdere mai. Allora, e quindi che cosa c'è? C'è la struttura secondaria, un intermedio che è chiaramente meno interessante della struttura terziaria, chiaramente ci farebbe piacere conoscere la struttura terziaria, però è un intermedio serio. Come prima abbiamo avuto l'esempio di quelle due sequenze che potevano essere riconosciute come omologhe, anche se non avevano niente in comune dal punto di vista della sequenza, e le strutture secondarie possono essere utili. Adesso questo filmatino ve lo faccio vedere solo perché è bello. Allora, questo qui è un filamento, cioè a me è piaciuto, questo qui è un filamento di RNA, chissà se riesco a farlo partire, eccolo, che cerca, è stato trascritto dalla sequenza di DNA e comincia ad avvolgersi. Prima si fanno le strutture secondarie perché si riconoscono e si appaiono i nucleotidi che possono essere complementari tra loro, poi però, come vedete, la struttura si complica e diventa tridimensionale. Noi, come abbiamo visto prima, forse a occhio
un uno a occhio, siamo in grado di capire chi si appaia con chi, perché ci sono delle regole relativamente semplici che si possono usare. E poi invece questa parte conclusiva e più interessante di riavvolgimento nella struttura tridimensionale, purtroppo non siamo ancora capaci di farla, ma naturalmente si lavora per questo e si continua a lavorarci. Quindi le strutture 3D sono troppo poche per poterci fare qualcosa di positivo, e allora ci dobbiamo rassegnare. Usare le strutture secondarie, con la convinzione che possono essere davvero utili. E quindi strutture secondarie, quello che vi ho detto fino ad ora. Quindi ci sono degli elementi di struttura secondaria che sono a doppio filamento, dove i residui nucleotidici si corrispondono e sono complementari, e poi ci sono dei pezzetti che avanzano, che non si riesce ad appaiare con niente, come quelli dell'esempio precedente, e abbiamo i nucleotidi esposti in un loop. Questo è molto interessante, perché quando uno studia appunto la funzione di un RNA, non sappiamo, magari la sua parte a doppio filamento deve essere a doppio filamento per essere riconosciuta da un partner proteico. Alle proteine piace abbastanza riconoscere un doppio filamento, specialmente nella doppia elica dell'RNA pare che abbiano una capacità di riconoscere le basi nel solco minore della doppia elica dell'RNA. Invece, quando noi abbiamo delle parti a filamento singolo, come nel caso del loop, quei nucleotidi possono essere usati per agganciare sequenze sul DNA. E quindi una molecola di RNA non coding, che possa avere un dominio, per esempio, che lega delle proteine e un dominio, per esempio, che riconosce il DNA, è un fantastico oggetto che porta le proteine dove devono andare, giusto? Cioè, sicuramente questo succede, in parte secondo questo modello un po' semplice, però naturalmente ogni volta che in biologia uno dice qualche cosa succede anche il suo contrario, ci sono proteine che legano i loop e ci sono acidi nucleici che riconoscono il doppio filamento, ma diciamo, detto questo, adesso stiamo parlando in maniera superficiale e un po' generale, nella maggioranza dei casi succede quello che ho detto. La stabilità delle strutture 2D, cioè delle strutture secondarie, in qualche modo la si può calcolare. Quindi se io ho quelle strutturine che dicevo prima, posso calcolare l'energia associata a quelle strutture, perché ci sono dati sperimentali sul fatto che quando io ho una coppia di AU sovrapposta a una coppia di AU, quindi ho, nel pianerottolo diciamo della doppia elica RNA, se ho AU e poi AU al piano di sopra, ho associata una certa energia negativa. Negativa vuol dire va bene, vuol dire sono più stabile. E per ogni coppia di coppie sono state valutate l'energia, i delta G negativi, associati alla loro formazione. E quindi, come vediamo, se su una sequenza ho una coppia di A e sull'altra complementare è messa nell'altro senso, 5' a 3', sono due U, allora a quella coppia di coppie posso avere associato un delta G di meno 0,9. Queste sono chilocalorie per mole, e poi per tutte le coppie ho un valore. Questi sono dati che esistono da molto tempo, sono disponibili in letteratura, sono stati calcolati sperimentalmente e possono venire usati. Quindi quando io ho uno stem e un loop, posso decidere di calcolare l'energia e quindi la stabilità di quella possibile molecola. Naturalmente uno stem può essere fatto di una coppia di coppie, ma anche invece di più coppie sovrapposte una appresso all'altra, e quindi io posso andare a sommare per avere questo valore di energia associato a una struttura secondaria. Mentre appunto la formazione di una doppia elica di RNA dà stabilità e dà grandi valori, sempre più grandi valori di energia negativa, e quindi appunto stabilità, forse l'ho già detto, quando noi abbiamo i residui aperti nel loop, noi abbiamo delle basi idrofobiche esposte al solvente e questo destabilizza la struttura. E più residui ho in questa situazione e più la struttura è destabilizzata. Quindi per un loop lungo 3 io ho un'energia positiva di 4,1, lungo 4 ho un'energia positiva di 4,9, e quindi un loop può arrivare a distruggere una molecola di RNA, la struttura, se è troppo lungo, dipende dallo stem associato, se c'è, o dagli stem associati. Comunque è chiaro che quando uno vuole produrre una proposta di struttura secondaria per una sequenza di RNA deve tenere conto di questi due fattori, le energie buone, diciamo, stabilizzanti associati alla formazione del doppio filamento e le energie invece destabilizzanti associate ai residui che si trovano nelle anse cosiddette loop. Quindi io, quando ho una struttura di questo tipo, uso la macchinetta, cioè uso il computer, è facilissimo, e tiro fuori meno 0,9, meno 0,9, tutte le, copiando dalla tabellina, e tiro fuori che ci stanno meno 29,4 kcal per mole dovute all'appaiamento dei nucleotidi e poi
12,6 invece dovute positive, dovute al fatto che ci sono dei nucleotidi che sono aperti, esposti. L'energia globale è negativa, questa struttura è stabile, ed è tanto più stabile quanto più è negativa, e tutti i discorsi, diciamo, classici che si possono fare per questo. Quindi, noi possiamo ragionare sulle strutture secondarie delle sequenze di RNA, in particolare esistono, e ne esistono diversi, programmi per computer che prendono la sequenza di un RNA e vi restituiscono la struttura più stabile secondo questi calcoli semplici che abbiamo detto, non ci vuole tantissimo, sono dei programmi abbastanza semplici. Si cerca la struttura, di naturalmente se ne possono produrre tante di conformazioni alternative a partire da una stessa sequenza di RNA, però il programma se le calcola tutte, usando programmazione dinamica che i bioinformatici amano tanto, e per ognuna di queste conformazioni calcola l'energia, come abbiamo visto, e vi dà come struttura più probabile secondaria quella energia minore. La struttura energia minore, per gli amici MFE, vuol dire minimum free energy, è la più stabile dal punto di vista termodinamico, è la più probabile, però noi sappiamo che in biologia quello che è più probabile non sempre è quello vero, anzi è raro, però vabbè, ogni tanto capita nelle volte fortunate. Perché non è detto che la struttura a minima energia sia quella vera? Non è detto perché naturalmente l'RNA, come lo usa il programma per produrre la struttura secondaria, la predizione di struttura secondaria, non sa cos'altro c'è intorno, mentre se io ho una molecola di RNA dentro al citoplasma o dentro al nucleo, può incontrare delle proteine che ne stabilizzano una parte e quindi quella parte magari diventa indisponibile al calcolo della struttura secondaria utilizzata. E quindi diciamo che abbiamo una serie di scheletri nell'armadio, ma questo è uno di quelli grossi, e il fatto che non possiamo trattare una molecola come se fosse da sola. E oltre a questo, quando un programma tira fuori una struttura a minima energia, non vi dice, ma lo fa, non vi dice che in realtà quella è a minima energia, ma magari a 0,0001 di differenza in chilocalorie per mole, un pochino più su, ci stanno altre strutture, un pochino meno stabili, ma poco, cioè lì stanno. Tra l'altro questi programmi fanno delle approssimazioni, quindi diciamo che ci sono, non c'è una struttura possibile, ce ne sono tante possibili, diverse, che hanno dei valori energetici francamente confrontabili. E quante sono queste strutture alternative con cui bisognerebbe ragionare? Possono essere anche tante. In media possiamo ragionare sul fatto che più lunga la molecola di RNA che stiamo trattando è maggiore il numero di possibili sequenze alternative che dovremmo poter considerare. Quindi un programma che lavora, che piglia la sequenza e tira fuori la struttura secondaria, appunto fa delle approssimazioni e ve ne può proporre una, quella a minima energia, oppure tante. Queste tante le chiamiamo, così quando ve le ripresento fra un po' le riconoscerete, strutture subottimali, perché non sono proprio l'ottimale, ce ne sono tante là sotto. Tipicamente quella che vi interessa non è appunto quella minima energia, perché magari c'è una proteina che passa e cambia qualche cosa e ci sono altre cose che possono alterare la conformazione dell'RNA. Quindi abbiamo un problema, in realtà un problema duplice, la ricerca di una struttura a minima energia rischia di essere irrealisticamente semplicistica, perché appunto abbiamo un'interazione con altre molecole e ci possono essere più strutture e energie simili. Quali sono le soluzioni a questi due problemi? Uno, invece di usare semplicemente queste simulazioni, questi riconoscimenti di parti a doppia eliche e parti esposte utilizzando i calcoli che vi ho detto prima, usare qualcosa di più, qualche informazione in più. Per esempio dei dati sperimentali che possono essere associati, che ci possono dire: guarda, tu non lo sai, ma io lo so, questo nucleotide non è appaiato. Guarda, ti posso dire, questo nucleotide invece è appaiato. Se io ho di questi dati qua, posso fare tante strutture subottimali e buttarne via un pacco, quelle che non tornano con i dati sperimentali che si ottengono. Questi sono nuovi dati che vengono prodotti da 5-6 anni in diversi laboratori e ne parleremo fra un po', c'è una diapositiva. L'altra cosa appunto che posso fare è usare predizioni che comprendano anche strutture subottimali, quindi lavorare con più strutture, utilizzare dati sperimentali e girarci intorno a questi problemi che vi ho detto, che se no rendono il lavoro abbastanza francamente
inutile. Ecco la diapositiva che avevo promesso su queste tecniche sperimentali che possono dare informazioni sulla conformazione delle strutture secondarie, anche tridimensionali, pardon, perché io sono fissata in questo momento con le secondarie. Quindi ci sono delle nucleasi che si possono usare, che sono specifiche per dei nucleotidi, e quindi queste nucleasi tagliano se vedono quel nucleotide. Per esempio un RNAsi che taglia tutte le U, naturalmente le taglia quando quelle sono esposte. Quindi io posso prendere un trascrittoma vuol dire tutto il trascritto che riesco a tirare fuori da una certa cellula eucariotica, è stato fatto con lievito, è stato fatto con delle cellule di tessuti anche umani, le tratto con questi agenti che fanno le modifiche in maniera mirata, e poi tirando fuori questi dati so che quella U era esposta perché viene tagliata, e quella U invece non è stata digerita, probabilmente non era esposta. E quindi questo viene fatto con dei probe che selezionano nucleotidi specifici, che riconoscono l'accessibilità al solvente, le parti di struttura che sono esposte al solvente da quelle che non lo sono, quindi mi consentono di fare ipotesi strutturali più serie, e così via. Quindi diciamo, adesso sono disponibili questi dati cosiddetti di chemical probing che possono aiutarci a non considerare delle predizioni sbagliate, e invece possono rinforzarci delle conformazioni di strutture che possono essere più probabili e più vicine al vero. Questo è un esempio di quello che succede con un dominio 5' terminale di un RNA ribosomale di Escherichia coli, se non sbaglio. Che cosa succede? Nella parte più a sinistra, quelle righe che vedete sono sbagli. Quindi uno fa una predizione di struttura secondaria, nature, cioè quella in cui uno dice cerco la struttura MFE, a minima energia. E quello che succede è che ci sono quegli sbagli lì che vengono segnalati con quelle righe. In quella di mezzo usa questi trattamenti, questi dati sperimentali per dire no, questa struttura non va bene per questo motivo e questa invece la posso rinforzare per quest'altro motivo. E migliora molto la nostra capacità di, cioè ci avviciniamo alla struttura giusta. La struttura giusta è nota perché, appunto, come dicevo prima, la struttura dei ribosomi è nota proprio cristallograficamente, ci sono tutte le coordinate degli atomi, quindi si sa chi interagisce con chi, chi sta esposto e chi non ci sta. Però può essere usata come palestra per capire un attimo come comportarsi, cioè è un modello che si usa per capire come lavorare sul sicuro o nel modo più sicuro possibile. E questa è una diapositiva un po' triste, dove si vede appunto che spesso i programmi di predizione, come si fa qua? No. Ah, aspetta, l'ho accappottato. Schermo non si veda. Ah già, scusa, me l'avete detto, scusa. È per bellezza. Scusa. Sì. No, vabbè, non importa, ve lo dico a parole, andrà bene lo stesso. Vedete questa folle successione di salti in rosso? Allora, quando c'è un minimo è un minimo energetico, e la parte più in basso è la MFE, no? Quella è l'energia, quindi che è la minima energia. Poi in realtà ci sono altre strutture con dei minimi, che sono quelle che abbiamo chiamato suboptimali. E appunto quello di brutto ci mostra questa diapositiva, ma che è chiaramente soltanto un esempio, che molto spesso quello che capita è che la struttura che ha una rilevanza biologica, la struttura funzionale, non è né quella a minima energia e neanche ci sta tanto vicino, ma può essere anche abbastanza lontano per i motivi che dicevamo prima, perché magari ci sono delle interazioni che alterano quello che viene considerato minima energia. Lo sai che non lo so? Che cos'è? Ci ho pensato tanto, ho cercato ma ero in treno. No, è una bella domanda. Perché c'era scritto, no, non riesco a metterla in connessione con niente. Cioè? Sì, distanza tra coppie di basi, SISMFE. Cioè vuol dire la distanza in coppie di basi, cioè l'identità di sequenza? O la distanza in angstrom? Cioè non mi è chiarissimo, temevo questa domanda. Però in treno non sono riuscita, mi dispiace. No, l'amo l'hai messo tu perché hai detto è abbastanza lontana. Allora dipende, se è lontana energeticamente è un po' meno ottimale. Ma guarda, l'unica cosa sicura è che l'energia sta nelle ordinate, perché c'è scritto delta G. E però quella distanza sull'asse delle asciste, scusate, figuraccia. Io non la firmo la cosa per mettere questa cosa su YouTube. No. O tagliamo questo pezzo. No, scherzo, la firmo.
Va bene, andiamo avanti. Allora, queste sono queste strutture subottimali, e vabbè, questa diapositiva mi piaceva perché mostrava come una certa distanza tra la struttura biologicamente funzionale e quella MFE, però questa distanza francamente. Allora, quindi, però torniamo all'argomento. Noi vogliamo utilizzare strutture secondarie di RNA per mettere in evidenza relazioni evolutive. E quindi qui non si vede niente, però vi assicuro che quelle sequenze di RNA che sono appaiate e che si vedono qui in basso a sinistra non si somigliano, si somigliano pochissimo. Quindi vogliamo mettere a punto un sistema per riconoscere quando le sequenze non hanno molto in comune, ma magari le strutture sì. Cioè vogliamo riconoscere quell'esempio inventato che vi ho mostrato prima. Questa è la prima cosa che vogliamo fare. L'altra cosa che vogliamo fare è, una cosa che in biologia usa tantissimo, di usare tante molecole di RNA e selezionarne una parte, per esempio quelle che hanno una certa funzione, per esempio la capacità di legare una certa proteina. E allora uno si ritrova con 1.000, 5.000, 10.000 sequenze di RNA, tutte che vengono selezionate per la loro capacità di essere legate a una certa proteina, ma che cosa hanno in comune? Perché quelle sembra che siano legate a quella proteina? E quindi noi vogliamo poter lavorare su quei grandi insiemi di molecole per poter identificare cos'è l'epitopo conformazionale o di sequenza che distingue quelle molecole da quelle che invece vengono lavate via nel corso dell'esperimento perché non si legano. Allora, se vogliamo lavorare quindi con le strutture secondarie, come le descriviamo? Io vi ho detto, qui stiamo parlando di bioinformatica, questo sta nel titolo del seminario, e parlando di bioinformatica quindi vuol dire che noi dobbiamo descrivere una struttura secondaria a un computer. I computer, come sapete, capiscono 0, 1, 1, 0, fine. Quindi bisogna riuscire un po' a elaborare l'informazione in modo da non perdere informazione ma dare una buona descrizione. La notazione classica di descrizione della struttura secondaria è così, un alfabeto di 3 caratteri, punto, parentesi aperta, parentesi chiusa. E qui vedete in basso c'è una sequenza di RNA, G, G, A, con quello che segue, e sotto c'è questa notazione, si chiama dot bracket, dot punto bracket parentesi, che descrive la possibile struttura secondaria in alto a destra. Quindi che cosa stanno a indicare i punti e le parentesi? Parentesi aperta vuol dire nucleotide appaiato con un nucleotide che invece è nella parentesi chiusa. Ecco. Adesso aspetta, torno indietro, che diventano rossi dei nucleotidi sia nella sequenza che nella struttura. Quindi abbiamo quella G e quella, non so se si vede perché ci batte sopra un po' il sole. Ok. G e C sono appaiate insieme e infatti sono lì alla base di quello stem. Invece quelle due A, adesso sono diventate rosse le due A, e sono non appaiate in quel loop. Quindi diciamo, io ho questa descrizione semplificata della struttura secondaria, in cui, però è una descrizione semplificata ma piuttosto efficace, è stata usata per tantissimo tempo. E poi ci sono altre codifiche che sono più complesse, anche più complesse di queste ce ne stanno, e ad albero, diciamo, ad albero, adesso di nuovo mi sfugge la parola, a network, vabbè, una cosa che assomiglia a queste, a rete, grazie, e con cui posso descrivere la struttura secondaria di un RNA in maniera più ricca di informazione, perché non solo so che un nucleotide è appaiato o non è appaiato, ma anche più o meno dove sta, quanto è lungo quello stem, quanto è lungo quel loop. Questo tipo di codifiche appunto sono più ricche di informazioni, ma dal punto di vista del computer sono molto più complicate da trattare. Se io voglio confrontare le strutture nella dot bracket ci metto poco, se io voglio confrontare con questo tipo di descrizione ci metto tantissimo. Quindi diciamo che ok, è una struttura più informativa ma pago, nel senso che magari devo aspettare un mese per avere delle risposte dal computer. E quindi abbiamo pensato che un modo di risolvere questo problema poteva essere di proporre un alfabeto per descrivere gli elementi di struttura secondaria. È qui che se comincio a vedere occhi a crocetta salto, No, però secondo me è divertente questa parte. Allora, a me piace tanto, però non è detto che piaccia anche a voi. Allora, l'alfabeto è fatto così. Invece di descrivere appunto punto e bracket, definiamo con un carattere elementi di struttura secondaria. Gli elementi di struttura secondaria abbiamo arbitrariamente deciso che sono 4. Sono gli stem, i loop interni,
riconoscete la struttura da questi disegnini semplificati, e i bulge. In realtà si potrebbe discutere su questa, l'abbiamo fatto così. E per ognuno di questi tipi di struttura secondaria abbiamo un carattere diverso che cambia ogni volta che cambia la dimensione. Quindi abbiamo per esempio un carattere diverso, vedete, ABC per le diverse lunghezze degli stem, e la stessa cosa succede per tutti gli altri elementi di struttura secondaria. Quindi abbiamo un alfabetone, abbiamo tanti caratteri. E quindi se io ho una strutturina come questa, molto semplice, che può essere descritta nell'alfabeto dot bracket, come vedete lì sotto, in questo alfabeto che ci siamo inventati... Domanda? Sì, se scelto di dividere interna al loop il lo sapevo. Infatti è giustissimo. Perché è unito una loop. È una scelta un po' arbitraria. Diciamo, l'abbiamo fatto sulla base di cose che si trovano in letteratura, che potrebbe essere interessante associare tra loro, ma sono perfettamente d'accordo che potrebbero essere... unite insieme, potrebbe avere molto senso. Grazie. Ok, quindi con questo alfabeto abbiamo detto noi abbiamo questo loop lungo 5 residui e un carattere che lo identifica. Un carattere lo ripetiamo per tante volte, quante volte sono i nucleotidi del loop. Poi abbiamo un altro carattere diverso per lo stem da 3 residui e così via secondo quello che vi ho mostrato nella diapositiva precedente. Quindi la sequenza adesso ha quella struttura secondaria, può essere descritta in una sequenza di caratteri che come informazione che porta adesso è un'informazione complicata. Non è semplice come sono appaiata e non sono appaiata, mi dice di più. Però dal punto di vista computazionale è molto semplice da trattare perché è sempre una stringa di caratteri. E i computer le stringhe di caratteri le capiscono molto bene, sono semplici, non sono oggetti complicati con dei rami che possono essere... E quindi, diciamo, dal punto di vista computazionale, trattare le strutture diventa semplice. Certo. No, mi raccomando stavolta, se no non firmo davvero. Nelle parentesi hai distingui il segno, sai, la parentesi aperta e la parentesi chiusa. Invece lo stem non mantiene questa informazione. Hai ragione. È un'informazione che perdo. Però se io confronto sequenze che hanno uno stem con in mezzo un loop, avrò nucleotidi, stem che sale, loop, stem che scende. Certamente l'informazione può essere ricostruita, ma la stessa cosa si può dire anche per l'alfabeto dot bracket, ovviamente. Tutto può essere ricostruito, però diciamo questo... Sì, grazie. Sì. Ok, allora quindi abbiamo questo alfabeto. Non lo so, dipende, sì, comunque sì. Il loop sicuramente informa tanto. E poi non eravamo contenti così, cioè questo ci dava una grande contentezza aver definito questo alfabeto, perché potevamo trattare le strutture che sono complesse da trattare con dei programmi, con dei metodi, con delle pinze informatiche semplici, che sono quelle che trattano le sequenze. Ok. Dopodiché, siccome abbiamo lavorato per tanti anni nel mondo delle proteine, abbiamo pensato, vabbè, ma una volta che uno ha dei caratteri, può andare a vedere come questi caratteri, strutturali che siano, evolvono. Allora, io cosa faccio? Posso prendere, esistono delle banche dati di RNA omologhi. Allora, vado a studiare gli allineamenti multipli di RNA omologhi e guardo, in questi RNA la struttura come cambia? Questi si sa che fanno la stessa cosa, sono stati messi insieme da questi biologi bravi che lavorano tutto il giorno all'Istituto Europeo di Bioinformatica, in questa banca dati si chiama RFAM, e hanno studiato queste famiglie di RNA, che sono in sequenza sono tutte diverse, ma in struttura c'è una consensus. In struttura hanno la stessa struttura, però con piccole variazioni. Allora noi abbiamo studiato le variazioni e abbiamo contato quante volte un certo elemento di struttura secondaria variava in un altro elemento di struttura secondaria e poi lo trovavamo. Cioè come si fa con le sequenze proteiche? Tutte le volte che una mutazione viene fissata, io poi la conto, e tutto questo può essere usato per definire quella che si chiama nel mondo delle proteine una matrice di sostituzione. Cioè allora, quante volte una glicina diventa una lanina? Piglio un allineamento multiplo di sequenze e conto tutte queste famiglie di proteine omologhe e scopro che la risposta è un sacco di volte. Quante volte una glicina diventa un triptofano? Piglio le famiglie di proteine omologhe e conto e vedo praticamente mai. No, scherzo, un po' di volte succede anche questo. Però io conto e contando
definisco la probabilità che questo evento succeda. Questa probabilità che l'evento succeda, trattata computazionalmente come viene sempre fatto in questi casi, con i logaritmi, con le frequenze, con queste cose qui, diventa una matrice di sostituzione anche nel caso dell'RNA, cioè nel caso delle strutture secondarie degli RNA. Quindi appunto io trasformo questi allineamenti di sequenze di acidi nucleici, di RNA, in allineamenti di strutture che loro danno in forma dot bracket, noi la trasformiamo nel nostro alfabeto e poi dopo andiamo a calcolare quando è che l'una diventa l'altra. E vi risparmio questa cosa. E questa è, diciamo, la grafica di questi rapporti. Come si legge? Questa è la matrice di sostituzione per gli elementi di struttura secondaria degli RNA. Nelle righe, nelle colonne, avete gli elementi di struttura secondaria. Quindi ci sono, per esempio, all'inizio, stem lungo 1, stem lungo 2, stem lungo 3, e poi ci sono tante righe, tante colonne, però questa è una matrice quadrata. E poi ci sono i loop lunghi 3, 4, 5, e tutti questi quattro tipi, che potrebbero essere 3, o potrebbero anche essere 2, sforzandosi un pochino, e allora diventano una situazione di questo tipo. Gli elementi, come vedete sulla matrice, dunque, i valori più alti sono quelli tendenti al rosso, i valori più bassi sono quelli tendenti al blu. La maggior parte dei cambiamenti non sono cambiamenti, come nel caso delle sequenze delle proteine omologhe. La maggior parte delle volte una glicina resta glicina, perché si vede che si trova più comoda così, nella famiglia di sequenze omologhe. Nella famiglia di strutture omologhe pure succede che il cambiamento più frequente è il non cambiamento, ed è quello che si vede con la diagonale più calda, diciamo. Poi quando ci si sposta di uno si vede che cosa succede. Uno stem lungo 2 può diventare uno stem lungo 3? Sì, quando c'è un bulge che sparisce, per esempio, basta un nucleotide che cambia, può essere deleto. Insomma, abbiamo fatto questi conti e abbiamo potuto definire una matrice di questo genere che ci aiutasse a valutare non solo la similarità tra l'identità tra elementi di struttura secondaria, ma anche la loro similarità sulla base della storia evolutiva delle famiglie omologhe note. Ho convinto qualcuno? Grazie. Ok. E questo qui ci hanno dato la copertina sulla rivista, quindi un orgoglio potente, bellissimo, perché anche è bello da vedere, bello colorato. Quindi cosa abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo definito un alfabeto che descrive la struttura secondaria degli RNA e questo ci consente di fare dei confronti velocemente e confronti senza rinunciare a informazione. E poi abbiamo fatto degli ulteriori ragionamenti che ci consentono di considerare anche l'informazione evolutiva. E quindi tutto questo poi sono dei metodi che il biologo va lì con Google, li cerca, non li trova, mi scrive una mail e mi chiede dov'è sta cosa. No, scherzo, è pubblicata, quindi la gente lo usa. E ci sono questi server a cui si può accedere per fare delle domande. Questo server Beagle appunto usa questa metodologia che vi ho descritto adesso per descrivere gli RNA e fare confronti. Ho detto questo può venire usato. Io ho un RNA nuovo, un RNA non coding di Federico, e dice ma ci sono degli RNA simili a questi? Per esempio il mio è un 3'. C'è un 3' che ha qualche cosa in comune col mio? Io sto lavorando con l'uomo nel ratto? Non lo so. Il server consente di fare confronti tra sequenze di RNA che poi vengono trasformati in strutture e confrontati a piacere, gli date i vostri dati, oppure ci sono dei dataset precalcolati, è possibile confrontare una sequenza data contro tutti i 3' non tradotti di Homo sapiens o del topo, oppure contro tutti i long non coding RNA di uomo e di topo. Quindi uno può avere la singola cosa e chiedersi ma per caso mi sai riconoscere se assomiglia a qualche cosa globalmente, e utilizzando le pinze di cui vi ho parlato fino adesso lo si può fare, ed è possibile quindi trovarsi nella situazione che dicevo prima, che uno ha delle sequenze che non si corrispondono, perché sennò li troverebbe semplicemente per confronto di sequenza, ma può identificare zone che sono conservate in struttura e non in sequenza. Esattamente. Quell'immagine precedente è come paragonabile all'immagine che si vede su Blast? Sì, esattamente, ci siamo ispirati a Blast, noi abbiamo dei modelli. Sì. Quindi in pratica se uno dà una sequenza di RNA che gli interessa e la confronta con tante altre, o anche ne può dare tante da confrontare con tante, ma questo è un dettaglio, poi ottiene un output tipo quello di Blast.
cioè tutte le coppie ordinate per un valore di significatività statistica, che vi risparmio come calcoliamo, perché però insomma abbiamo dovuto ragionare molto, e poi siamo riusciti a trovare dei sistemi ragionevoli per metterli in fila, e quindi uno poi apre tutti i singoli confronti e vede appunto il grafico che vedete adesso. L'allineamento di sequenze è appaiato l'allineamento di strutture corrispondente. Il colore, non so se si capisce, ma vuole aiutare a seguire un po' la cosa, perché non è sempre ovvio. Sono comunque... Scusi un secondo. Certo. E quella cosa che ha detto prima, 3' è perché i polinomi condizionanti si iniziano da 3'. Dunque, il motivo per cui abbiamo messo i 3' è che... Allora, i 5' sono più complicati... Da confrontare, cioè hanno tutte le sequenze regolative e hanno il promotore, i 5' di uomo e topo, che ne so, hanno la tata box, hanno tutte le box dei fattori che regolano la trascrizione, quindi uno può trovare delle similarità, magari già le conosce. Quelli che sono più complicati da confrontare, e forse con questo metodo possono essere più interessanti, sono questi i 3' non tradotti, in cui ci sono tanti segnali di regolazione, segnali di stabilità, segnali di regolazione, per esempio, traduzionale con l'interazione con i microRNA. Diciamo, c'è tanto ai 3', oppure che potrebbe ragionevolmente essere confrontato per mettere insieme geni non tanto facili da mettere insieme. Forse il 3', scusa, forse il 5' uno si aspetta di averlo già un pochino più capito rispetto al 3'. Il 3' è ancora un pochino poco decodificato. Tra le sequenze di microRNA, le strutture per la stabilità, le sequenze per la stabilità, l'interazione con anche tanti fattori. E poi al 3' c'è una variabilità di lunghezza che è veramente molto grande, mentre di solito, oddio, appunto, appena fai un'affermazione in biologia può essere subito contestata, però al 5', una volta che sei in quei 250-300 nucleotidi, insomma più o meno prima del transcription start site, oppure un pochino dentro, siamo là, insomma, non lo so. Comunque, questo ci hanno chiesto i referi di fare e noi abbiamo fatto. Questa è la risposta semplice. No, in realtà ci interessano molto i 3', ci stiamo facendo del lavoro proprio apposta. Oh, quindi, e questo che vi ho descritto fino adesso serve, diciamo, per fare questi confronti globali di sequenze di RNA. Cioè io ho questa sequenza di RNA, qual è l'omologo? Qual è quello che ha la stessa funzione? E quindi... Questo normalmente si fa con dei confronti globali, la sequenza deve in qualche modo trovare una similarità estesa. E poi ci sono altri tipi di cose che può essere interessante indagare, e sono questi invece motivi corti, che possono essere caratteristici di un'interazione e che sono magari anche difficili da riconoscere. Ci sono, come vedrete fra poco, appunto degli esperimenti che si fanno nel laboratorio di biologia molecolare, di biochimica, in cui si identificano tutte le sequenze di RNA che interagiscono, che vengono legate da, per esempio, da una data proteina, da una data struttura. Quando poi uno va a farne la sequenza, trova queste sequenze, cioè, tipicamente questi esperimenti portano corte sequenze di RNA. Allora noi prendiamo quelle sequenze, le identifichiamo confrontandole col genoma, le allunghiamo a 5' e a 3' di un centinaio di nucleotidi, facciamo la predizione di struttura secondaria e poi andiamo a cercare. Esistono motivi conservati in struttura? Esistono motivi in sequenza che siano conservati e che rendano conto del fatto che queste molecole sono state pescate da questa proteina, oppure no? Quindi, per esempio, noi possiamo prendere questi esperimenti che, tipo CLIP, in cui appunto la CLIP uno prende una proteina e poi acchiappa tutti gli RNA che rimangono attaccati, oppure posso prendere tutti gli RNA che codificano una data funzione. Per esempio, sapete che esistono questi casi che sono abbastanza studiati di RNA editing, in cui ci sono dei nucleotidi che vengono modificati dopo la trascrizione. Una che era una A diventa una I, questo c'è una certa frequenza, e così via. Ci sono altri nucleotidi che vengono cambiati, cioè sul gene c'è un nucleotide, sull'RNA uno ne trova un altro, e ci sono degli enzimi che lo fanno. E cosa riconoscono questi enzimi? Che le sequenze sono tutte diverse. Cosa riconoscono? Probabilmente delle strutture, e allora stiamo lavorando su questo. E poi anche 5' e 3' che siano potenzialmente corregolati, ma come vi dicevo prima ci stiamo concentrando più che altro sui 3', che sono soggetti a una serie di regolazioni particolarmente interessanti, tipo l'interazione con i microRNA, di cui avete sentito parlare nei seminari precedenti, che sembrano veramente poca cosa per rendere conto. Se io ho un microRNA che riconosce il suo target utilizzando una sequenza di 6 nucleotidi,
ma diamine, sai nucleotidi sono veramente pochi per riconoscere qualche cosa, o ci sei solo tu, vabbè, allora è chiaro che mi attacco qui, ma siccome normalmente ci sta un sacco d'altra roba trascritta, insomma l'identificazione proprio in maniera precisa e non ambigua di un target così, così poco specifico sembra un po' complessa da accettare. E allora una cosa stiamo facendo è analizzare tutti questi dati relativi ai target di uno stesso microRNA per cercare eventualmente altri segnali che rendano conto della specificità. Ma cioè, chi sta lavorando in un campo specifico magari ha altre idee su possibili applicazioni. Nel caso io sono molto contenta di dare una mano a chiunque possa avere un progetto, cioè semplicemente via Skype lanciamo il programma insieme e dopo voi guardate l'output. No, insomma, scherzo, però appunto noi più che altro sviluppiamo metodi, poi saremmo contenti che venissero usati il più possibile. Va bene, non voglio mettermi qui, il mio computer non mi dice più dove sono, quindi io non lo so. In ogni caso, urca. Vado veloce su questa parte perché è l'algoritmo che usiamo per identificare un motivo conservato in tante molecole di RNA a struttura secondaria data. I fisici usano molto questo algoritmo, si chiama simulated annealing e viene usato quando uno ha uno spazio delle soluzioni possibili troppo ampio per essere tutto completamente esplorato, e allora si fanno dei campionamenti alla ricerca di trovare qualche cosa di ragionevole. Quello che facciamo noi è prendiamo delle finestre su queste descrizioni degli RNA a struttura secondaria, finestre di una data dimensione, su diverse molecole, troviamo qualcosa? No, scusate, la prima domanda è non troviamo niente, ci spostiamo. Troviamo qualcosa, cominciamo a vedere se la troviamo in qualche altra parte e quindi facendo delle finestre un po' più grandi, un po' più piccole, togliendo qualche cosa, aggiungendo qualcosa, sono tipici meccanismi di ricerca che portano, quando funzionano, all'identificazione appunto di un insieme di sequenze che hanno un motivo in comune, che significa un motivo di struttura secondaria. Quindi il programma che fa questo si chiama BIM e appunto, oddio, ho sbagliato, BIM lavora con strutture secondarie di RNA calcolate con metodi stato dell'arte, indicato la T. Quindi questo prende le sequenze degli RNA, voi gliele potete dare semplicemente le sequenze, e poi il server stesso, il programma stesso, che calcola, chiama altri programmi che calcolano la struttura secondaria. Però naturalmente lui, poverino, non ci può fare niente, cioè non è lui che calcola le strutture secondarie. Ci sono le strutture secondarie facili e ci sono le strutture secondarie difficili. E questo dipende dall'energia, dipende dalle sequenze con cui ci si trova a lavorare. Ci sono strutture che sono molto conservate, molto stabili, molto forti, che si riconoscono anche a occhio. E strutture invece che sono più complesse e più difficili. Però diciamo, noi volevamo un po' scindere questa capacità di riconoscere i motivi dalla capacità di foldare gli RNA in maniera corretta. E quindi abbiamo fatto esperienze opportuni. L'altro problema che avevamo con questo programma era questo. Appunto, questi esperimenti high throughput generano tantissimi dati ed è noto già da prima che moltissimi di quei dati non sono buoni, ci sono un sacco di falsi positivi. Tra le molecole di RNA che sembrano essere legate dalla proteina nell'esperimento, ce ne sono tante che in realtà rimangono intrappolate per motivi loro, ma non c'è una vera interazione specifica. Questo capita molto spesso negli esperimenti high throughput, che proprio l'esperimento stesso è un esperimento intrinsecamente portatore di tanti falsi positivi. E quindi, di nuovo, siamo capaci di riconoscere un motivo in un background molto rumoroso. Cioè noi lo cerchiamo, ma non è che tutti ce lo devono avere, perché sappiamo che non tutti ce l'hanno. E quindi abbiamo lavorato, ma io ve la risparmio questa parte, per vivisezionare la faccenda. Abbiamo preso un dataset artificiale abbiamo fatto un dataset artificiale, appunto vado veloce perché non mi ci voglio assolutamente fermare, per separare la capacità del programma che fa il folding, e quindi il folding corretto da quello sbagliato, dalla capacità di riconoscere un motivo. Quindi appunto abbiamo separato la qualità della predizione dalla capacità del programma di identificare i motivi se ci sono. E quindi adesso non mi fare domande qua, mi raccomando. Allora, scusate. Allora, qui vediamo quindi nelle varie curve c'è la capacità di questo programma che identifica strutture secondarie, via via che la qualità della predizione sale, il programma è capace di trovare i motivi oppure no. La curva blu
mostra la qualità più bassa di folding, quindi sono quelle strutture che hanno energie non tanto basse. E quelle, insomma, i programmi le vedono o non le vedono, il programma, adesso sull'asse delle ascisse, però lo so quello che c'è, quello non potevi chiedere, l'inserto artificiale poteva essere inserito il 10% delle volte, 20%, sempre di più. Sotto al 20% di rappresentatività il programma non lo vede, perché questa è la sua euristica, è un suo limite, cioè lo spazio da esplorare è molto grande, se ce n'è troppo poco non lo vede. Dal 20% di rappresentanza in su lo comincia a vedere. Via via che migliora la qualità delle strutture predette, della predizione, e il programma riproduce lo stesso tipo di comportamento. Cioè ci vuole almeno che la struttura sia presente nel 20% delle molecole e il programma lo vede. E in pratica quello che non riesce a vedere è dovuto a problemi nel folding, ma quello non ci possiamo fare niente. Quindi questi esperimenti di CLIPSEC, vi faccio vedere, l'applicazione importante di questo metodo è appunto è nell'identificazione degli epitopi conformazionali, per esempio di identificazione con una proteina, quindi si fanno, si crosslinkano, si fanno dei legami fisici forti tra la proteina e queste piccole sequenze di RNA che sono quelle responsabili del riconoscimento in modo specifico, noi aumentiamo a sinistra e a destra con le sequenze che tiriamo fuori dal genoma, perché la sequenza ti dà 20 nucleotidi, noi la allunghiamo con i dati del genoma, e poi facciamo il folding e cerchiamo il motivo responsabile del riconoscimento. Esistono banche dati, tra cui Dorina, quella che abbiamo usato, in cui i risultati di questi esperimenti vengono fatti e vengono depositati lì dentro. Abbiamo preso 50 dataset di questi dati e qui c'è una variabilità nel numero di sequenze, da 1000 a 20.000 sequenze, appunto da 1000 a 20.000 sequenze di RNA, le abbiamo allungate e poi abbiamo fatto folding e cercato motivi. Per ognuno di questi 50 dataset, diciamo, non sono 50 proteine, perché alcuni esperimenti sono ripetuti con la stessa proteina, però sono 50 esperimenti diversi e come chiunque abbia fatto esperimenti sa, due esperimenti raramente danno lo stesso risultato, purtroppo, proprio identico, no, proprio no. Allora, quindi, per ogni esperimento di CLIPSEC abbiamo la proteina, in questo caso si chiama l'IN28, e poi questo Wilbert è il primo nome del lavoro, la sequenza codificante, la sequenza di legame mappa nella coding sequence del gene, questo è il motivo estratto da BIM, quindi c'è un motivo strutturale che corrisponde a questo tipo di situazione sulla sequenza, sulla struttura. E poi abbiamo una valutazione del p-value, della significatività statistica di questo motivo. Il coverage vuol dire che questo motivo è stato identificato nel 55% delle 5.662 molecole che gli abbiamo dato in pasto, e così via. Ah no, la posizione vuol dire che questo motivo strutturale si trova a 3' rispetto al sito di binding, che era il risultato dell'esperimento. Quindi da 50 dataset noi abbiamo estratto 13 solo motivi strutturali significativi, e questa è questa tabella dei risultati. Due di questi motivi erano già noti e gli altri quindi sono nuovi e ci rendono contenti che abbiamo capito qualcosa di più rispetto a quello che si sapeva prima. Anche questo è disponibile, se uno lo vuole usare, prende 10.000-20.000 sequenze e cerca motivi e dà un output alla BLAST, cioè di nuovo anche qui, non è proprio alla BLAST, però per ogni riga c'è un motivo che ha trovato. Quando lui ne trova uno, toglie tutte le sequenze di quel motivo e poi va avanti a cercare se ce ne sono delle altre che siano significative, e questo è il tipo di output che abbiamo. E BIM adesso cerca, BIM che questo è il nome che abbiamo dato al metodo, forse l'ho già detto, cerca in parallelo sia motivi di sequenza che di struttura, perché vi ricordate l'esempio finto che vi ho mostrato prima di quelle cose che hanno una struttura ma anche una sequenza conservata, che magari qualche volta è importante l'uno, qualche volta è importante l'altra, magari la maggior parte delle volte tutte e due. E quindi noi in questi gruppi di molecole andiamo a cercare motivi in sequenza, motivi in struttura, e poi ci chiediamo quante volte questi motivi coccorrono, cioè quante volte sono regolarmente insieme per farci pensare che funzionalmente debbano essere correlati. E appunto, come dicevamo prima, il programma lavora anche con strutture subottimali. Ne usiamo, secondo me è un'esagerazione però,
100 per ogni molecola. Ma appunto ce lo possiamo permettere, ce lo possiamo permettere perché il programma è veloce. Insomma, io sono contenta di essere arrivata in fondo. Non vedo morti, feriti, addormentati. Siete stati grandi, devo dire. Grazie. Allora, che cosa vi ho raccontato? Una è, abbiamo definito questo nuovo alfabeto per descrivere la struttura secondaria dell'RNA. Abbiamo descritto questa... Com'è? Ho detto che sembra importante. Sì, grazie. Sì. Abbiamo definito una matrice di sostituzione che ci aiutasse a utilizzare informazioni evolutive per riconoscere le cose importanti anche con segnali che ci vengono dal confronto tra sequenze omologhe. E usando queste due risorse abbiamo messo a punto due metodi. Uno per l'identificazione di sequenze e strutture omologhe nell'RNA, quindi confronti globali, e un altro invece per confronti locali, cioè per l'identificazione di motivi piccoli associati a funzione e dispersi. E abbiamo visto che li possiamo trovare se sono presenti fino ad almeno il 20%. Naturalmente il motivo per cui possiamo non trovarli nel 20% può essere vario. Uno, perché magari chi fa la predizione di struttura non la fa bene abbastanza da farcelo vedere. Due, perché magari l'esperimento porta molti falsi positivi. E questo, invece, queste sono le persone del gruppo. Fabrizio Ferré, che adesso è a Bologna, ha fatto tanto. Eugenio Mattei è quello che si è inventato l'alfabeto, adesso sta a Washington a lavorare con una cinese fortissima. E questi sono i ragazzi che ancora stanno con me: Marco Pietrosanto, Marta Dinulfi e Riccardo, che hanno lavorato a questa parte del lavoro. E quindi questa è la parte sperimentale che avevo promesso. Qui Laura non è ricomparsa sul mio computer. Che cosa vogliamo fare? Facciamo una pausa? Va bene? Ok, a fra poco. Ci sono domande intanto sulla lezione? Sì, sì. Buonasera professoressa. Volevo chiederle, voi lavorate cercando la struttura con un'energia libera, che presenti un minimo, diciamo, di energia libera, ma la struttura è secondaria, invece poi deve essere la struttura terziaria ad avere l'energia libera minore. E c'è la possibilità che una struttura terziaria con l'energia libera inferiore, minima, insomma, corrisponda a una struttura secondaria che non abbia un minimo di energia, che non corrisponda al minimo di energia? L'idea che mi sono fatta io è un pochino quella che si è vista in quel filmatino dove si arrotolava la sequenza di RNA, che in qualche modo la struttura secondaria sia sotto quella terziaria e che in qualche modo le prime relazioni tra nucleotidi si stabiliscano un po' in struttura secondaria con gli appaiamenti delle basi e che poi su quelle ci siano degli ulteriori ripiegamenti che portano ad una struttura terziaria che chiaramente deve avere un minimo energetico, questo altrettanto. Però insomma, in un modello che chiaramente, come dicevo, sarà sicuramente semplificato e sicuramente non sarà sempre vero, quello che penso è che le basi complementari vadano insieme per prime e poi dopo la struttura tridimensionale che viene fuori dopo non le stacca. Quindi in pratica che studiando la struttura secondaria cerchiamo una via intermedia, diciamo, nel path che porta dalla sequenza alla struttura tridimensionale ci facciamo un punto di qualche tipo lungo la strada. Dopodiché ci sono delle persone che lavorano sulla relazione tra sequenza e struttura tridimensionale e ci sono dei lavori molto interessanti che stanno uscendo, però siamo ancora lontani, ma tanto lontani dai vasti molto importanti che sono stati fatti di questo tipo nel mondo delle proteine. Ancora siamo più indietro. No, dal punto di vista di quello che succede nel mondo proteico siamo abbastanza più avanti, perché lì abbiamo diverse tecnologie, alcune delle quali stanno diventando veramente sorprendentemente efficaci. Non so se sapete che esistono delle gare che si fanno. I bioinformatici sono bravissimi a fare dei metodi che funzionano molto bene secondo loro. Quindi, quando il mondo l'ha capito, ha detto, vabbè ragazzi, per adesso smettiamo di scherzare, facciamo una gara cieca. Quindi, una volta ogni 2 anni,
si fa una call agli sperimentali che lavorano sulle strutture e si dice: quali strutture pensate di riuscire a risolvere entro ottobre 2018? Ditecelo, non è che ci dovete dare la struttura, perché poi i cristallografi sono molto gelosi delle loro strutture, però ci dite: io sto lavorando, sto risolvendo questa proteina qui, poi non si sa se ci riusciranno o no, perché magari possono avere dei problemi sperimentali, però entrano in una lista. E a un certo punto parte la gara dei bioinformatici che prendono questo elenco di target cosiddetti e ci si buttano sopra, non c'è la risposta perché la struttura ancora non c'è, e quindi lavorano e producono dei modelli e li consegnano e dopo si aprono le buste come rischia tutto e si confronta, e lì succede veramente di tutto. Ho saputo cose riservatissime che io sono, vabbè, insomma, ci sono veramente persone che comprano il lavoro di hackers per ficcarsi nel computer dove ci sono i dati sperimentali per cercare di portarsi avanti. E insomma, questo esperimento di gara cieca gli uni contro gli altri ogni anno porta dei risultati, cioè in genere avviene in maniera molto molto corretta, e quando poi si scopre che non è stato in modo corretto poi vengono fatti ritirare i candidati, e poi se non si scopre non si sa. In ogni caso ci sono delle metodologie che stanno dimostrando gara dopo gara che stanno diventando sempre più solide. Quando le sequenze di una proteina a struttura non nota sono molto simili a quelle di una proteina a struttura nota, è facile. Esiste una tecnica che si chiama homology modeling che funziona benissimo. Tanto più sono identiche le sequenze, tanto più sono identiche le strutture, questo quasi sempre. E questo funziona fino a un certo punto, fino al 30% di identità delle sequenze proteiche, il modello tridimensionale funziona ed è buono. Quando si scende sotto quella soglia si entra in un mondo un pochino meno chiaro, in cui comunque ci sono delle tecniche diverse che si chiamano threading, in cui le persone si inventano sulla base dei dati sperimentali dei potenziali e che applicano nel caso dei modelli, e facendo abbastanza calcoli arrivano dalla sequenza ad avere una struttura. Appunto, c'è un metodo che ultimamente che sta avendo sempre regolarmente tra i migliori risultati, di un tale cinese, adesso non so come si pronuncia il nome, è Zhang scritto, e di un altro invece che è David Baker. Quindi questo Zhang e David Baker, anno dopo anno, arriva prima uno, arriva prima l'altro, con questi sistemi che poi alla fine si basano su cose molto simili, ma sono un po' diverse tra loro, arrivano a fare dei modelli che sono sorprendentemente buoni. Per sequenze che non hanno omologhe nella banca dati di proteine a struttura nota riescono ad avere differenze strutturali abbastanza basse, 3-4 angstrom di RMSD, che è una misura classica della distanza tra strutture. Insomma, queste gare una volta ogni 2 anni venivano fatte, una volta in Italia, una volta in California, e quindi mi piace ricordare qui in questo momento la persona italiana che organizzava tutto questo una volta ogni 2 anni, che è mancata da pochissimo, anche una mia cara amica Anna Tramontano, che è stata una delle persone leader della bioinformatica in Italia, se non la più importante penso sicuramente, comunque molto appassionata nel suo lavoro e molto coinvolta in queste cose di bioinformatica strutturale, in particolare il modeling e queste gare in cui i bioinformatici lottavano armati gli uni contro gli altri. Il premio era avere il viaggio pagato e essere il primo, chiaramente. E quello era impagabile. Sì, 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 subito. Però per l'RNA si cerca di fare cose un po' scimmiottando, come ho fatto io, che abbiamo stato con la matrice di sostituzione. Anche i bioinformatici strutturali che lavorano con l'RNA cercano di ispirarsi alle metodologie già sviluppate per le proteine, però appunto, siamo lontani perché si sono cominciate dopo queste cose, quindi ancora non ci sono strumenti. Probabilmente sì, che rende tutto più difficile, sì. Esistono dei metodi non computazionali, quindi sperimentali, per fare simili analisi di struttura dell'RNA a livello globale? Appunto, ci sono questi metodi che... a parte il metodo di prendere una molecola di RNA, averne tanta, cristallizzarla
risolvere la struttura. Questa è una cosa che viene fatta e ci sono quelle 1000, 2000, 3000 strutture forse nel 2017 di acidi nucleici a struttura nota. E poi ci sono questi dati di analisi fatti. La matrice di sostituzione può essere pensata come un esperimento fatto dalla natura durante l'evoluzione. E uno guarda i dati di quell'esperimento, deduce la matrice di sostituzione e quindi ha informazioni sulla struttura secondaria di un RNA. E ci sono metodi di laboratorio, quindi wet, come si chiamano, wet biology, biologia umida e non computazionale, che si avvicinano a quell'esperimento fatto dalla natura, per esempio. Penso che fa riferimento ai metodi che però tu hai anche mostrato, no? Quelli in cui con un RNA distrugge le parti che sono protette dalla proteina, a quel punto puoi fare la correlazione tra amminoacidi e nucleotidi coinvolti. Quello è il migliore, sì. Sì, appunto, metodi... Cioè, no. O risolvi, o fai il lavoro proprio di prendere e risolvere la struttura, oppure ti aiuti con questi mezzi a pezzi, e appunto stanno facendo molti dati stanno venendo fuori in questo senso su interi trascrittomi, dove appunto, come stavo dicendo prima, poi l'affidabilità del dato è relativa, perché alcuni di questi esperimenti vengono ripetuti e naturalmente, come sempre capita, non è che vengano sempre le stesse cose, il che vuol dire che magari alcune strutture non sono così stabili, possono assumere più conformazioni, e questo ce lo possiamo immaginare benissimo che succeda. Volevo chiedere se c'è anche qualcuno che si occupa degli introni che hanno una struttura simile a questi occhielli, a questi loop. Una cosa che non ho detto, le prime prove che abbiamo fatto sono state proprio sugli introni, perché appunto per mettere alla prova questo metodo che stavamo mettendo a punto, avevamo bisogno di sequenze che si sapesse che avevano una struttura simile, perché dovevano averla e ci dovevano tornare. E quindi ci sono degli introni che hanno delle strutture secondarie conservate, devono avere certi stem, certi loop in certe posizioni e certe sequenzine conservate, perché devono interagire con l'apparato di splicing. E quindi ci sono, oppure perché sono capaci di fare autosplicing. E quindi abbiamo usato queste categorie di introni, per esempio gli introni che fanno autosplicing di tipo 1 o autosplicing di tipo 2, che hanno queste strutture caratteristiche loro, e in effetti le abbiamo trovate. Altre cose, altri esperimenti che abbiamo fatto sono state, sapete che ci sono i virus che per esempio quando devono cominciare a tradurre non hanno, hanno delle strutture che li possono aiutare all'inizio della traduzione, quindi ci sono queste sequenze di RNA che si chiamano IRES, Internal Ribosome Entry Sites, che appunto hanno uno stem, un loop, adesso non mi ricordo esattamente come sono fatti, però insomma esistono in letteratura, li abbiamo presi e abbiamo visto che siamo capaci di riconoscerli. Appunto, esempi di queste cose ci sono, e quando ci sono e sono noti li riconosciamo. Poi la cosa bella, eccitante, quello che ci piacerebbe veramente fare è scoprire cose nuove e appunto quindi analizzare questi casi di coregolazione o qualche cosa che ancora aspettano di capire perché e dove, come funziona il meccanismo. E quindi stiamo lavorando su target dei microRNA, oppure su RNA editing, come dicevo, cose di questo tipo, alla ricerca di motivi in sequenza e in struttura, perché adesso possiamo vedere tutte e due. Neural network ancora non avete avuto necessità di applicarle, sono altri campi in cui c'è stato necessità di applicarle, quindi qui non ce n'era bisogno. No, in questo lavoro qui, beh, io non l'ho detto, il gruppo lavora su due argomenti principalmente, uno è il cancro e l'altro è RNA, anche se naturalmente l'RNA è importante anche nel cancro.
però diciamo sistemi di reti neurali in bioinformatica spesso si usano, perché appunto nella biologia non sono soltanto gli esperimenti di CLIPSEC che sono rumorosi, nel senso che portano tanti falsi positivi in pieno, e quindi è importante poter avere un sistema che abbia la flessibilità di poter riconoscere, ma non obbligatoriamente, il vero e distinguere, ma non obbligatoriamente il falso. Le reti neurali in questo sono brave, perché tengono conto appunto di segnali che non stanno tutti lì, che non sono tutti ovvi e che sono difficili da vedere a occhio. E appunto questa cosa recentemente che mi stai chiedendo fuori, che sono usciti dei nuovi modi di organizzare proprio la struttura della rete neurale, e appunto reti neurali artificiali è un grande classico, esistono dei pacchetti che si scaricano, uno lo installa sul suo computer, tira una leva e adesso queste reti neurali profonde quindi hanno più parametri, hanno più livelli di neuroni e sono veramente una potenza, cioè, noi le stiamo usando per mettere in relazione chinasi con loro substrati, quindi identifichiamo chinasi negli organismi nei genomi di vari organismi e poi facciamo predizione su quali sono i loro substrati specifici utilizzando questo. Ci sono dei dati che sono noti che uno può usare per fare il training, sì, e poi esatto, e naturalmente facciamo finta di non sapere quelli che sono già noti per testare se sono riconoscibili esattamente. Bravissima, hai detto proprio quello che stiamo facendo. Abbiamo contattato una sperimentale, gli ho detto scusa, ce lo fai l'esperimento? E lei mi ha detto aspetta, mandami l'elenco di... Insomma, sì, io spero che dirà di sì. Questi strumenti di rete neurale si compra? No, è gratis. Cioè, gratis. È gratis. Installi, poi ci metti l'input che vuoi tu, sì. Posso mettere le chinasi oppure un'altra cosa? Sì, beh, devi codificare l'input secondo... Cioè, ci sono delle tecniche classiche di codifica dell'input. Tu gli dai tanto input di cui conosci qual è la risposta, gli dai un input e quello la risposta deve essere sì e lui ti dice no, la butti via. Insomma, piano piano impara, modificando i parametri, impara a riconoscere quello che deve. E le DIP hanno proprio un'architettura diversa, hanno più strati di neuroni e sono molto più potenti nell'imparare, un diverso numero, anche per questo motivo, di parametri. Quindi... Bene. Allora, allora io c'è una cosa che non ho detto oggi, sì? Anche se non mi fate la domanda la dico lo stesso. Io pone una. No, non tiro fuori diapositive, però c'è una cosa molto importante che sta facendo la bioinformatica, non io, però è una cosa molto importante che sta avvenendo nel mondo ed è correlata con dei dati che vi ho mostrato prima, cioè con questo accumularsi di dati genomici. Ci sono studi di associazione tra dati genomici e fenotipi. Sto pensando essenzialmente a dati di genomi umani, che sapete nel 2000-2001 è uscito il draft del primo genoma umano completo, che poi in realtà era un DNA di una linea cellulare che non era neanche completamente identico in tutti i laboratori in cui era stato analizzato. Dopodiché, quando si è avuta comunque la sequenza del genoma umano completo o quasi completo, alla fine completo non può mai essere perché ci sono queste sequenze ripetute che non fanno capire quanto possono essere lunghe, è venuta voglia di aumentare il numero di dati e quindi si è fatto questo progetto 1000 Genomes e tutti i dati sono disponibili in rete, sono stati sequenziati 1000 genomi umani, 1000. Il che vuol dire si è cercato di coprire la variabilità umana, i caucasici, i colorati, i gialli, gli australiani, i pigmei, posso dire qualunque cosa, gli islandesi, i sardi, e questi dati appunto sono disponibili e si cominciano ad avere
associati ad un genoma in forma ovviamente anonima altre informazioni, perché per questi genomi che sono stati sequenziati si sa chi era, e quindi il colore dei capelli, adesso diciamo qualche stupidaggine, il colore dei capelli, il colore degli occhi, la malattia che gli è venuta, oppure le allergie a certi farmaci o cose del genere, sono scritte da qualche parte. E adesso ci sono molti più dati. Sì, ci sono anche molti problemi. Ci sono un sacco di problemi, tantissimi, però in prospettiva la medicina personalizzata comincia a diventare una cosa non tanto lontana, perché alcune associazioni cominciano a poter essere fatte tra suscettibilità a malattie, resistenza a certi farmaci o intolleranza a certi farmaci, insomma si cominciano a poter fare delle associazioni, e quindi ci sono questi studi e insomma, prima o poi ci arriveremo. Però se anche nascere con la predisposizione per una determinata cosa, poi la modificazione molto giusto. Molto giusto. Appunto l'epigenetica fa sì che l'ambiente, lo stile di vita possano avere un'influenza su come funziona. In realtà il genoma non è tutto, però sono sicurissima che si cominciano ad accumulare dati anche su questo. Io avrei una domanda. Riguardo al vostro lavoro, che è veramente bellissimo per me, mi piace proprio molto come approccio di studio globale, voi penso che a questo punto potete studiare lo strutturoma, cioè l'insieme di strutture presente in un individuo, nelle cellule di un individuo, o anche in un tipo cellulare differenziato, perché voi sapete quali sono gli RNA trascritti e in un click avete verosimilmente le strutture predette con questo strumento forte che è la matrice di esclusione, la matrice di sostituzione. Detto questo, lavorando per esempio nella biologia dei tumori, voi cominciate a essere in grado di poter fare associazioni fra una mutazione strutturale e un fenotipo tumorale, così come fino a ora abbiamo fatto associazioni fra mutazioni genetiche. Quindi questo è un tipo di studio globale epigenetico, perché a livello di struttura e non di funzione è quello che state facendo, mi immagino. Potrebbe essere uno degli scopi. Mi sembra sì uno scopo complesso, ma possibile. Di analizzare un trascrittoma e vedere quali strutture ci sono di un tipo cellulare sano, tipo cellulare malato, studi di associazione per quanto... Che cosa c'è? Sì. Potrebbe esserci. Riguardo tutte le volte che si parla di studi di associazione e di epigenetica, a me viene in mente un film, quindi fiction, che è un film di una decina di anni fa, che è però molto predittivo, perché predice il giorno proprio il giorno d'oggi, cioè la capacità di sequenziare in modo profondo, di sequenziare il genoma umano velocemente, quindi che si intitola Gattaca. Quindi chi di voi l'ha visto sa che il finale del film predice l'impredicibilità delle malattie, del fenotipo, sulla base del codice genetico, però invece magari il codice lo strutturoma invece ci predirà in modo più specifico. Comunque appunto c'è una grande variabilità in queste cose, sicuramente sappiamo tutti che ci sono invece delle malattie genetiche in cui se una A è una T, quella poi è una malattia, e vabbè ci sono sono le malattie forse più semplici, forse anche più drammatiche, non lo so, in cui l'associazione è semplice perché è talmente forte la relazione col fenotipo che è stata identificata, e ce ne sono tante. Poi ce ne sono sicuramente tantissime altre che pure magari sono importanti, ma sono disperse su più generi, sono più difficili da identificare, e poi ci sono quelle che invece sono importanti dal punto di vista epigenetico, quindi ancora più studi da fare, quindi può darsi che insomma il genere umano come specie esiste credo da un paio di milioni di anni, che è la vita media di una specie. Quindi
quindi vabbè, ci arriveremo. E lo dico un po' scherzando di questa cosa delle bombe, delle guerre, eccetera. Però, insomma, fino adesso siamo stati abituati a continui miglioramenti della tecnologia, a continui miglioramenti della medicina, eccetera. Io non so se comincio a vedere dei cedimenti in questa strada che finora ho visto sempre verso il meglio, comincio a vedere dei cedimenti, per cui può darsi che dobbiamo un po' adattarci e diventare un pochino più rassegnati ad accettare. Io ho qualche altra domanda per non finire così tristemente il ciclo delle lezioni. È vero, scusate, mio Dio, che ho fatto? Vi posso dire una cosa? Vi posso dire una cosa? Bioinformatici come si diventa? Questa cosa qui è... Allora, bioinformatici come si diventa? La formazione in bioinformatica è un po' complessa. In Italia, in molti corsi di laurea, comincia a esserci un corso in bioinformatica, che diciamo è una cosa importante per cominciare a conoscere le cose di base. Poi non in tutti gli atenei, non associati a tutti i corsi di laurea, ci sono le persone che insegnano bioinformatica e la fanno, magari, ma questo succede con tante materie, ma con la bioinformatica succede di più, perché appunto, come dicevamo prima, non esisteva, quindi non è che uno, insomma, non esisteva, c'è poco, quindi diciamo che c'è una penetranza relativa. Però esistono questi corsi in bioinformatica nelle triennali o nelle magistrali, e poi esistono due corsi di laurea in bioinformatica specifici per la formazione dei bioinformatici, e uno è appunto a Roma Tor Vergata e sono io che me ne occupo, e l'altro è a Bologna. Quello a Tor Vergata è in italiano, quello di Bologna è internazionale. Esistono dall'inizio, da quando c'è stata la riforma che ha consentito di generare lauree con nomi nuovi, diciamo intorno, adesso non me lo ricordo più, ma 2003 credo, quando è che c'è stata la prima laurea 509, non ricordo, comunque all'inizio siamo partiti sia la laurea di Bologna che noi, e con difficoltà, perché arrivava la Gelmini con le forbici, adesso vi chiudo, ce l'abbiamo fatta, e adesso sembra che rimaniamo aperti, abbiamo una trentina di studenti all'anno, e per quello che vedo io trovano tutti lavoro, anche piuttosto velocemente. Quelli bravi trovano lavoro in ricerca, ma anche quelli proprio che tu dici, oddio, ma questo, vabbè. non fatemi dire, trovano lavoro lo stesso, li vedete pure voi, lo sapete che poi ce li mandate, eh? E teneteli un po' di più, e fagli studiare più cose, mettiamoci d'accordo un po', diamoci una mano, ditemi voi. Comunque trovano lavoro, perché non è un merito della bioinformatica, ma è un merito dell'informatica che tira tanto. Quindi un informatico, un biologo che conosce abbastanza informatica trova più facilmente lavoro di un biologo che non la conosce. In realtà io penso che ogni biologo dovrebbe conoscere un po' di informatica, ogni essere umano dovrebbe conoscere un po' di informatica da adesso in avanti, anche uno che fa lettere antiche. È utile, è comodo, fa risparmiare tempo, è un gioco, è un esercizio mentale che fa risparmiare tempo. Si può ottenere del lavoro fatto da un computer, perché no? C'era una domanda, mi sembra, no? Era un modo di... Sì. Oh, e questo se uno entra nell'università, però vengono a questa laurea anche persone grandi che sono già inserite nel mondo del lavoro e che vogliono farsi, diciamo, questo tipo di competenza. Quindi abbiamo due tipi di studenti, quelli che escono da una triennale, che è la prima triennale che fanno, e quelli che si presentano con una quinquennale o con una quadriennale presa 10 anni fa, ma vogliono imparare la bioinformatica. E sono dei buoni studenti. Sono dei buoni studenti perché sono molto motivati, magari faticano un po' di più a entrare nel meccanismo dell'informatica, in un sistema, a imparare un linguaggio di programmazione in maniera veloce, però sono quelli che forse sono più motivati. Quindi abbiamo varie tipologie di studenti. E comunque prendiamo biologi e informatici. Ai biologi insegniamo l'informatica di base. Agli informatici insegniamo la biologia di base, poi gli facciamo seguire dei corsi insieme, e poi la tesi è un progetto di ricerca di circa un anno. E per questo ti ringraziamo di sicuro, e ringraziamo anche i docenti di Bologna, perché penso che sia quello che ci vuole in biologia.
La richiesta di bioinformatica è forte, però chi vuole un bioinformatico in laboratorio lo vuole veramente molto bravo, giustamente. Non ci stanno. Sono pochi, troppo pochi. Abbiamo un'ultima domanda? Direi di no. Quindi abbiamo esaurito questo ciclo di lezioni. Io spero veramente che voi vi siete fatti un'idea dello stato dell'arte, della nostra comprensione dell'epigenetica. Chiaramente sono tanti i concetti di base che abbiamo tralasciato per nostra ignoranza o per mancanza di tempo, però io spero veramente che comunque sia queste lezioni siano state stimolanti, perché quando uno comincia a pensare, comunque sia, anche se non risolve tutto il problema, però capisce che c'è un puzzle da completare, e questo per me è già sufficiente. E poi spero che questa iniziativa vada avanti, perché io conosco voi come docenti, come parte interessata, come genitore, so che voi siete eccezionali nel vostro lavoro, e quindi ogni supporto a vostra attività. Quindi io penso, spero e penso che il prossimo anno l'iniziativa vada avanti, e aspetto chi di voi sarà interessato ai temi del prossimo anno, appunto, aspetto di rivedervi qui, non so in che funzione, ma magari come spettatore. Nei questionari suggerire l'argomento. Giuseppina Barzacchi vuole dire qualcosa, vuole salutare. Il mio mestiere qui è ringraziare, quindi faccio il mio mestiere. Grazie a voi, grazie agli insegnanti, agli eroici insegnanti, il cui lavoro è occuparsi dei nostri adolescenti e giovani, e diciamo poco, in questo paese che avvertiamo come in bilico. Quindi noi speriamo molto, ecco, la speranza va coltivata certamente, la fiducia nel futuro, ma la fiducia nel futuro sono i nostri e vostri giovani e adolescenti, quindi per questo esiste questa iniziativa da ormai 4 anni, credo, qui, e continuerà certamente. Perciò il ringraziamento va naturalmente a tutti i docenti, ai coordinatori di questo corso di biologia, Federico Cremisi, coadiuvato da Luciana Dente, ai docenti del corso, quelli che avete avuto nelle lezioni precedenti, e Manuela Citterich, che ha chiuso in bellezza, secondo me, e veramente ci voleva. Anzi, bisognerebbe pensare al corso di bioinformatica a Pisa. Ora mi rivolgo alla coordinatrice dei consigli di corso di laurea dell'Università di Pisa, quindi ci dobbiamo pensare. E grazie, come sempre, alla Normale, naturalmente, e al personale impeccabile della Scuola Normale. Voi riempite i questionari e suggerite, e ditelo ora, non siamo rimasti molti perché gli orari, e suggerite argomenti e temi per l'anno prossimo. È stato citato un film, allora io chiudo come gazebo, grazie a tutti.